Benvenuti tutti quanti, signori e signori, su Loteria capitolo 2, senza la streamer. Esatto. Quindi non in live. Quindi non siamo in live, ma finiremo poi con questa live ricaricata sul canale YouTube. Mi raccomando, appunto, scrivetevi YouTube. Ehi, siamo su un video su YouTube, quindi possiamo dire quello che ci pare, la streamer non ci guarda. Esatto. Sì, poi chi è che lo edita per fare tutti i beep del caso? Oh no! Sen. Passamelo a me. Stavolta guarderete gli eventi tramite la visione del master, quindi è una visione alternativa che non avete mai visto. Ma in questo nuovo capitolo abbiamo anche dei nuovi personaggi che conosceremo a breve. Ma torniamo alle nostre vicende. Chi vuole fare un riassunto? Gruppo A. Chi vuole? Vai, yo-yo. Dopo che siamo sbarcati nell'isola ed è successo Fermo! qualcosa di Piano! Con calma! Dopo che siamo sbarcati sull'isola. senza siamo leggere! sull'isola. Non sto leggendo. Questo è vag normale, eh. Fa ridere. Dopo che siamo sbarcati sull'isola ed è successo tutto il casino col sogno e di Conaret, siamo ritornati tutti quanti sani e salvi. Più o meno, perché qualche NPC è morto. Tutti. Siamo No! rientrati nella barca ed ora stiamo andando verso il Monte Mufaia. Grazie a A chi? Nave, vegliati. Ciao, sono Nave. E sto dirigendomi verso il monte Mufaia. Piccola citazione no necessaria. Ma direi di iniziare ufficialmente adesso con la narrazione. Quindi sipario e si entra in scena. Dopo vari giorni di viaggio, la nave, controllata ovviamente da questa entità, che ancora non si è ben capito di che cosa sia, ma controlla misteriosamente la nave. Nessuno di voi l'ha minimamente pilotata o la sa guidare, quindi è un problema abbastanza superabile. Vi avvicinate piano piano alle coste, appunto, di Mufaia. Nel frattempo passate il vostro tempo tranquilli sul ponte, dove appunto Tappetto si sta divertendo a molestare Eucalipto con i suoi soliti giochi di prestigio. E guarda quanto sono bravo con i dadi! Mentre Lucky, Mayumi e Caruso sono dall'altra parte che vogliono beatamente evitare di vedere queste scene a parlare di fatti loro. Oh, Caruso. Cosa? Dammi il 5. Te do Te il lo do. 5. Sì, te do il Però, 5. prima che mi dia il 5, io voglio fare oh, pollo. Tiro di strezza? Prego, tiro destrezza per Mayumi e tiro salvezza su destrezza per Caruso. Prego. Ma che tiro salvezza, oh! Faccio pollo e basta! Sì, vabbè, con questo tiro, vabbè. Ti ha Io fatto il. Volevi! posso rinnovare la scena? Vai. Volevi, gli faccio un dito medio. Io per rabbia gli voglio dare una codata. Con poca forza, però. Tirami forza. Raga, vi ricordiamo che siamo su una barca di legno, non dobbiamo Zitto. ucciderci. Cattiveri. La Tiro coda. salvezza. Aspetta, Vai. Il primo fight vediamo. della serata. Io me vuole affrontare la. Riesci, tra virgolette, a schivare la codata, però ti pende comunque sulla caviglia. Lo senti la codata. E giustamente mi esce un mocassor. Che ov ovviamente questo qua è Ah, linguaggio kitsune, ovviamente, ricordiamolo. È una lingua. Infatti, non hai capito cosa ti ha detto esattamente. no, si spacca. Io Tiro un posso pugno. averlo capito. Dovresti Eshen? tirare un pugno. Non ho capito Ma sì. niente. Posso Volevo tirare tirare un un pugno. pugno. Ma non dirmi posso tirare. Fai l'azione, compila. Non devi chiedermi il permesso. Gli dà una pacca sulla spalla. Hai fatto un pattino.
Di colpo, mentre voi state cazzeggiando beatamente sulla nave, ognuno per un modo, ognuno per un altro, sentite nella vostra testa una voce che fa: signori, ci sono delle persone che vogliono attraccare presso la nostra nave. Cosa facciamo? Aiutiamo. Li potremmo aiutare. Sì. Ragazzi, fatemi parlare un attimo con Nav, fermi un attimo. Perché Caruso è invecchiato di 1000 anni? Ah, questa è la voce un po' la... Aspetta. Come fa a ridere, raga? Parla normale. In realtà... Vabbè. Allora, io... Raga, aspettate un attimo, prima di fidarci andiamo un attimo a parlare con Nave e poi vediamo, perché vediamo se sono affidabili oppure no. Mentre dici questo, corre tappeto da voi. Signori, abbiamo ospiti! Abbiamo ospiti! Abbiamo ospiti! Sta zitto, tappeto! Se no te taglio il collo, zitto. No, ti prego, padrone! Tappeto, sei così rumoroso... Pokémon? Di quando mi partiva l'MP3 di notte. Che cos'è un MP3? Un cazzo. Vai a giocare con un eucalipto. Cosa hai visto? Vai a giocare con un eucalipto. Sì. Ok. E no, tappeto, fermo qua. Dove vai? Ok, lo trattieni, no? Ok. Cosa vuoi? Non importunare un eucalipto. Posso soltanto farlo io. Non ti prometto niente. E riparto. Ti tiro. Ah, ti fa la pernacca. Ti date un pugno a tappeto da parte mia, vi supplico. Va bene, io mi avvicino. Tranquillo, ci penso dopo io, tranquillo. Io lo faccio adesso. Ed è buono il caotico malvagio. Tiro un pugno come mi è stato consigliato. Ok, boh, non ti faccio neanche tirare. Lui tipo, che c'è? Ma io... Pff, cazzotto, gli arriva dritto. E ecco dei putti. Ma perché l'hai fatto? Ah, boh, me l'aveva consigliato il tizio con i capelli verdi. Io da buon caotico malvagio l'ho fatto. Tutto tuo attacca, lo uccidirò. Io l'ho fatto perché tappeto ti voleva importunare, mi ha detto. Tu devi starmi lontano. Non l'hai ancora capito? E fa qualche passo indietro per allontanarsi da Lucky. Voglio bene, voglio sposarti, avere dei figli. Ma io mi aiuto. Non ti aiuterò. Io... Eucalipto, preoccupata, scappa sotto coperta. No, Eucalipto! Allora, io essendo che erano andati tutti su, li raggiungevo. Volevo capire cosa stava succedendo, ecco. A me mi vedi depresso. Aspetta. Fatto, sono depresso. Ma Yuma, che succede? Che è successo? Cioè... Nulla. Aia! Mi hanno picchiato! Aspetta un attimo. Ci penso io, ma un attimo. Io tiro una codata a tappeto. Una codata, ma con media forza. Ok. No, gli dico, nel mentre che la tiro, gli dico: state zitto tu che sei. State zitto tu che stai sotto i miei ordini. Si schianta un po' verso la parte di sinistra. Aia! Non bastava Gatling, quella stronza, a farmi del male. Uffa! Me ne vado. E se ne va via, dolorante. Non sapete dove. Onesto. Ma Parino, quanti danni gli avete fatto? Vabbè, tranquillo, tanto lui ci è abituato, quindi... Signori, diciamo che... ripeto, c'è una nave che ci sta abbordando. Cosa devo fare? Avvicinati, okay. Tanto li aiutiamo. Allora,
nave, aborda pure tu. Vediamo se... Non ho capito, signore, mi sta chiedendo con la nostra stazza di cercare di schiantarci contro quella barchetta. Dobbiamo attraccare la nostra nave sulla loro nave. No. Avvicinati in modo da sentire cosa vogliono. Ok, mi avvicinerò per sentire cosa vogliono. Attenzione, non ho le orecchie. No, sono una nave. Nave, avvicinati delicatamente. Tenta giocare agli autoscontri, ti supplico. Ok, cercherò di non giocare agli autoscontri. Non so cosa siano, ma penso che non debba scontrarmi. Intendi questo? Confermare? Esatto, Nozione confermata. Non schiantare la nave contro altre barche. Almeno. Passa qualche secondo, siete tipo un tutun. Un piccolo scossone, come se appunto qualcosa si sia agganciato alla nave. Basta queste frecce. I passeggeri sono arrivati nella zona stiva. Ok, allora io in questo caso scendevo e andavo a vedere chi erano. Hanno fatto un buco nella nave. Com'è possibile che siano entrati dalla stiva? Può darsi che c'era una scala. Ci sarà. C'è un modo per entrare dalla stiva della nave. Ok. Scendete appunto nella stiva della nave. Aspetta che vi faccio apparire. Un, dos e tres. Bene, siete arrivati alla stiva e la scena che vi si presenta davanti è la seguente. C'è, e così presentiamo i nuovi personaggi di questa bellissima campagna. Vedete un uomo, un ragazzo, diciamo, ben armato con una spada e uno scudo, messi ovviamente non sfoderati, ma comunque addosso, di color rosso e dorato, che si sta lamentando dei viaggi in mare. Non molto apprezzati da parte sua. Allora, io in questo momento, essendo che non sapevo chi era e perché ero titubante, gli puntavo contro il bastone. Ma non c'è solo lui, fai presentare il personaggio. Vabbè. Io sto un attimo vomitando. Okay. Notate accanto una ragazza che francamente che lui vomiti non gliene frega proprio un cazzo di niente. E accanto ancora un dragonide che guarda la scena disgustato. Io vedo i dragoni che... e la cosina. E la donnina. E come si chiama? Irelia. Se li lasci presentare questi tre nuovi personaggi, infatti, magari da soli. Io appena si arriva dico: Madonna di Roy, ma sei proprio così sbagliato proprio. Non è colpa mia, non mi piacciono molto i viaggi per mare. Che schifo e disgustoso. È quello che hai in corpo anche tu. Però di non. Sì, adesso vomitando. Poi mi giro, vedo quell'altro gruppo e saluto e guardo la ragazzina e dico: ma tu per caso ci hai già incontrato? Mi ricordi qualcuno? Anch'io. Anche voi a me. E io mi avvicino al draconide e gli faccio: è quella che ti deve la coscia di pollo. Ecco! Ecco cosa devi tu da me! Ridammi la mia coscia! Bello mio, avvicinati un attimo. E mi avvicino. Aspetta, sbagliato. Con la freccia. Minchia! Mi vede le tasche? Per caso è una carta? Sì. Che carta è? È il re di cuori. Non te l'aspettavi, eh? No, è il re di picche, è il re di picche. E gli do la carta. L'ho conservata. Non so quanto tempo è passato, però l'ho conservata. Che bello! Io dico, è
avvicinimi e un altro po' gli do una spinta. Che bello! Quindi sei quello che volevo uccidere. Uccidere che? Da che? No, niente, niente. E dunque, c'è anche un'altra ragazza? Come ti chiamavi? Non mi ricordo. Holo Rest. Quello è il nome del draconide. Il mio è Karelia. Ah. Il mio, da quello che avete sentito, è Leroy. Vabbè, io sono Holo Nest, nel dubbio. Karelia? Vuoi la carta? La cartina? Sì, l'ho tenuta. Holo Nest è stato un po' insistente, la volevo buttare. Comunque sia la regina di picche. E tu dovresti avere la regina di cuori, giusto? Sempre, potrei mi sveglia? Potrei un attimo chiedere a Mayumi nell'orecchio senza che mi sentano se riconosce? Così puoi sussurrarglielo. Mayumi, ma te riconosci? No, guarda, sto parlando con degli sconosciuti con cui hai dato una carta e cui ho detto che uno lo volevo uccidere. No, li ho appena conosciuti. Io, nel mentre che loro sussurravano, se posso, mi avvicinavo a loro e vabbè, mi presentavo perché ancora non mi ero presentato. Salve avventurieri, io sono Leo Caruso. Uè, frate! Andrea Caruso. Holo Nest, tirami un percezione. Arrivo. Che dice di nuovo? Sono una... No, sbagliato. Scusate. Quando ti dice, uè fratello, così, hai qualche dubbio, ma dall'odore è strano. Ok. È strano. No, per Holo Nest, tu sei strano. Ah, ok, io sono strano, ok. C'è qualcosa che non va, non so, proprio lo senti distinto, c'è qualcosa che non va, non riesce a capire cosa che non va in lui. Io gli faccio, uè fratello, dopo, quando sento sta cosa, dico, ma ti sei lavato ultimamente? Perché hai un odore poco pungente. E ti faccio così. Tu osi dire che io non mi lavo? Io mi lavo tutti i giorni. Ah, ecco qual è il problema, ti lavi troppo, ecco. Che hai questo odore fastidioso. Che cazzo. Io. Vai, finite la cena. Ma io ho finito. Okay. Io allora. Io vado davanti e vado contro quest'altro, Leroy. Che bello! Per caso, che bello scudo! Lo sai che. Oh, mi sono appena ricordato che ce l'ho anch'io. Ma non l'ho mai usato. Che buon paladino che sono. Tu saresti un paladino? Sì, ma con una lancia. Anzi, no, scusa, sono un antipaladino. Qualcuno è legale nel gruppo? Perché ha appena sentito una bestemmia che potrebbe alzare qualcuno le armi in questo istante. Non dovevo. Ok. Chi è questa bella signora? Lawful cos'è? È legale. Legale e neutrale, perlo. Quindi? Ha bestemmiato. Perché? No, lei ha bestemmiato, se vuoi fare qualcosa. Cazzo mene, cazzi suoi. Bellissimo. Tun 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 tun. Cazzo mene, cazzi tuoi. Mentre voi ciaccolate, nel frattempo è entrato in scena un altro signorotto. È un uomo sulla sessantina. Ma è il re di picche. Lo notate, però è veramente vestito benissimo. Cioè, proprio è tipo vestito in pizzo. Tutti quei materiali mega sfarzosi, gioielli alle mani, pietre preziose. Signori, salve! Siamo qua io e il mio gruppo di mercenari per invitarvi nella nostra umile città di Mufaia. Abbiamo saputo del vostro arrivo tramite una profezia e siamo venuti per accogliervi in città. Scusi, una domanda. Lei come ha venuto che non c'era la nave? Scusi. Come scusi? Non l'ho capito, parla troppo lontano. Mi scusi, lei come è arrivato fin qui se la sua nave non... Ti stai parlando da un chilometro.
mi avvicinavo. Scusi, ma... troppo vicino. Che cattiveria, però. Vabbè. Scusate, non sono le mie guardie del corpo, le ho soldate apposta, quindi sapete com'è, non mi fido molto delle della vostra razza. Puzzate strano. Disse quello profumato. Mi sono allontanato. Oh, signorina Karela, ha notato la mia nuova fragranza? Grazie mille, pensavo che non si notasse. Oh, che gentildonna. Ma no, nota l'odoraccia sinosa. Lo so, modestamente, grazie. Se vuole, le posso dare un consiglio sull'estetica. Migliorare un po' quel taglio di capelli. Un po' di colore, qualche gioiello. E vede che anche lei forse riuscirà a trovarsi un marito un giorno. Ma è solo buona strana. Soldi, ricordati, lo sopporti per i soldi, ricordati, quattrini, ricordati. Oh, che bellezza, i soldi, sono una cosa fantastica. Già. Mi scusi, ma... Prego, signore. Lei come è arrivato se non c'era la sua nave? Come pensa che sia arrivato? Nuoto! L'ilarità, la goderdia! Sono arrivato con i miei mercenari! Ma sono un po' stolti questi qui, eh. No, non l'hanno visto, l'hanno Beh, ma questi signori, mercenari amici miei, questi sono paesani, le vedete? Sono di basso borgo. Guardateli, cioè, neanche un po' di eleganza, un po' così. Guarda Mayumi, dico, questo non è basso, questo è proprio nano. Guardando Mayumi. Ma perché dovremmo fare... Cioè, noi siamo... Qualcuno può ricordarmi perché siamo qui? Oh, Leroy! Ti patto, tipo... Piccolo scordarello, non ti preoccupare. Ti ricordo che ci ha mandato il nostro generale, il capo della città, o come si vuole far chiamare, quell'inetto. Capo della città. Che nome idiota! Oh, scusate! Queste parole non si usano. Che indecenza! Signore, mi dica... Ma qual è il suo grado di cortesia? Quindi siamo venuti qua per prendere questi scappati di casa? Cioè, no, ha detto che l'hanno visto in una visione, che cavolo ne so io. Hanno cose strane lì. Il sindaco fa cose strane, non ne ho idea. Finché vengo pagato faccio questo. Il divertimento. Fermi tutti, quindi dobbiamo prendere questi tre e semplicemente riportarli indietro? Esattamente, cara. Ok. Allora venitelo, hanno voglia di perdere tempo, lo andiamo a mangiare. Sì, per favore. Ragazzina, mi devi ancora una coscia. A parte che mi avevano detto che c'erano anche più persone, perché siete solo voi tre? Dove sono gli altri buon uomini, buon donne? A dormire. Stanno dormendo, ma io signori vi vorrei chiedere una cosa. A quest'ora del giorno? Sì, ma io signori vi vorrei chiedere una hanno cosa. Hanno fatto una notte lunga. Tranquillo Leroy, non li vedi, sono dei perditempo. Signore... Mi dica, ragazza. Ma lei è anche un indovino? Perché dovrei essere un indovino? Gli do 5 monete d'oro se indovina che carta è nella mia tasca. 5 monete d'oro! Mayumi. Fermo un attimo. Allora, io sussurro... A che gioco stai giocando? Voglio sussurrare al tizio qui, all'ambasciatore, che gli sussurro regina di cuori e gli dico però non lo faccia per meno di almeno 100 monete e quelle monete le voglio io. Gli dico così. Ok, va bene, possiamo giocare. È una regina di cuori? Io non rispondo e penso fra me e me. Silver aveva visto che io avevo la regina di cuori. Rispondo, okay. Sì. Che belli questi giochi da paesanetti. Divertenti. Caccia la grana. Un patto è un patto. Vedo quante monetine ho e la taschina. Non ne ho. Vabbè, dacci quello che hai e facciamola finire. Ma non sono moneta d'oro, quali sono modelli di nave? Fermi, risolviamola così. Visto che non ho più voglia di stare agli ordini di questo coso, per favore, andiamo tutti via invece delle monete d'oro, venite con noi.
E la finiamo qui. Sentite una voce invece in lontananza, una voce che strilla: posso venire anch'io, posso venire anch'io, posso venire anch'io, posso venire anch'io. Zitto! Sembra una persona simpatica, vieni tizio. Come si chiama quell'essere? È Tappetto, il mio ciao! Io sono Tappetto, sono simpatico. Sono il capo di questa nave, o il proprietario, insomma. No, in realtà il proprietario sono io. Non lo sopporto. Il proprietario sono io. Ho scelto io la destinazione, quindi la proprietaria sono io. E io il Tappetto. Scegliere, scegliere la direzione sta a indicare che sei il navigatore, non il capitano. Esatto. Vedete anche arrivare una ragazza, perché non la conosce, dai capelli rossi, con un bastone tipo... sembra un ramo di un albero, ma ben intagliato. Ciao a tutti, sono Eucalipto, ciao. Amore mio! Appena Lucky si avvicina, cerca di corre verso Caruso per essere protetto. Lucky, lasciala stare. È un consiglio. È un consiglio. Lasciala stare. Mi pare un po' appiccicoso quel tizio dai capelli verdi. Abbastanza. Quindi dobbiamo portarlo via. Sono più in questo momento, poveracci. Olonet. Dica. Ma lei non... Lei per caso non è la sorella di... hai capito quello che intendo? Ah, probabile. Forse sì. Sì. È proprio lei. E niente, insisto a dire... Venite con noi, facciamola finita. Andiamo. Non c'è nessun altro su questa nave? No, ma Yume, là, che io li seguirei. La lascio di perdere. Facciamo questo. Potremmo anche andare con la nostra nave. Io non voglio salire sulla loro parte. L'importante è che torniamo tutti dove dobbiamo andare. Quindi la nave è differente. Quale usiamo? Okay? Ma quello che problemi ha che continua a muoversi? Ma non sta a stare fermo. Ve lo rispondo io. È semplicemente eccitato. Sta cercando dove stirare il suo bastone. No. Fa così spesso, ruba le mutandine delle ragazze. No, questo non è vero, è stato lui a rubarle, poi le ha messe in camera mia. Non farò ulteriori domande. Allora, io proporrei un attimo di calmarsi e farei, diciamo, un patto di usare la nostra nave per arrivare nella cittadina. Per vedere se sono tutti d'accordo. Per vedere se sono tutti d'accordo, ecco. Chiedo all'ambasciatore lì se è fattibile, se è una cosa accettabile. Beh, potremmo... Il porto. Beh, potremmo anche farlo, ma purtroppo, come sai, ci sono dei disguidi in città, quindi parcheggiare la nave al porto sarebbe abbastanza difficoltoso. Ma possiamo metterci un po' distanti tramite la sciroppa e arrivare tranquillamente in città. Potrebbe essere una buona soluzione, in modo parcheggiata la nave e non ci sono problemi. Per me non ci sono problemi. Chi ha parlato? Che cazzo ha parlato? No, tranquillo, è il pilota della nave. Quindi c'è qualcun altro qui a bordo? Sì, no, esatto. È dentro la nave. Fallo uscire dalla nave. No, è la nave proprio che parla. Ah, ciao, sono nave. Ciao. Quindi questa è una nave magica. Di più sembra una nave fantasma da comporto. Per chi vuole capire che cosa sta succedendo, mi faccio un tiro su Arcano. Intendo All Honest, Caredia ed Eroi. Gli altri lo sanno. Gli altri lo sanno. Sì. Io posso tirare tipo per mentire. La Madonna. E va a vedere più 5 un attimo al volo. No, per voi è magia. Semplicemente magia. Vabbè, che cosa ne sapete? Karelia, un attimo, ascolta un attimo la voce. Pensa un attimo, riflette. Guarda i comandi della nave che sono dall'altra direzione rispetto a dove lei. Quindi è di qua. E noti, quando senti la voce, che c'è continuamente una specie di cristallo di forma rettangolare che ogni volta che parla si illumina di luce e pulsa. Quindi capisci che praticamente o è uno spirito o qualcosa racchiuso in quel cristallo che controlla la nave, gestisce le cose. Qualcosa di magico comunque. Uno spirito, un famiglio, un qualcosa. Ok. Posso andare a rubare il cristallo? No.
Prego. Chi sono io per impedirtelo? Io quando vedo che si allontana gli faccio: dove vai? Devo controllare. Mi fido. C'è qualcosa che... Ma che senza quel cristallo non possiamo più arrivare alla città. Ma no, sarebbe un gran peccato se voi dovreste rimanere qui. Per favore, non toccarmi, soffro il solletico. Infatti, non toccarmi. Quando saremo arrivati? Quando arriviamo, te lo puoi prendere questa io nave. Io cercavo di avvicinarmi. Cercavo. Onestamente, si mette avanti. E che cazzo? Dove stai andando tu? No, non mi fido dei tuoi compagni. Devo andare a salvare nave. Io ti fidati. E basta così. Dico questo e basta. Io dico solo una cosa. Se fanno solo un danno alla nave e toccano qualcuno... La prendi con l'ambasciatore lì, con quel cretino. Sì. Ehi! Altri. Questi insulti! Non sono passato via dal livello di questi paesani! Sono via, buon uomo! E indietreggiavo io. Dai, signor Holomeister! Jägermeister! Vabbè, io mi metto la mano sulla... sulla te... cioè, sulla... sul viso. E dico, vabbè, lasciamo perderlo. No, voglio provare questa cosa. Posso fare tipo un inchino davanti al signor ambasciatore? E gli dico, mi dispiace per questi sottoposti... Ti guarda, ti sorride, ti mette tipo un fan patte sulla spalla. Mi dispiace invece anche per te, per questa vita misera che hai avuto. Paesanelli, poverini. Io proprio rido, proprio a squarciagola. Proprio mi metto a ridere, proprio di gusto. Io continuo a starmene accanto al cristallo in attesa di arrivare a destinazione quando sarà il momento per tentare di prenderlo. Aspetta, non è finito, Lucky. E ti guarda, vede che appunto che c'hai appunto uno strumento musicale, la lira appunto, che finalmente te l'abbiamo messa sta cazzo di lira. Alleluia. Oh, ma lei è un musico per caso? Sarà uno degli artisti di strada, ma va a capire. Ma almeno io faccio musica. Io sempre più indigno. Ah, ok, praticamente un mendicante. Che persone simpatiche, mendicanti. Non si avvicini troppo, magari gli attacca qualche malattia. Ha ragione! Infatti fa un passo indietro. Io mi avvicino verso il cristallo. C'è l'eroe davanti. Penso, vero? Sì. Sì. Non riesco magari a passare in mezzo fra loro due? Come vuoi farlo? Vuoi cercare di superarlo? No. O vuoi chiedere? Cosa? Ah, boh, quando ti avvicini il masciatore si sposta perché tipo schifo i paesani. Sei comunque un altro vicino, un altro paesano. Schifo. Io perché non ho parole. Onesto, spingo Leroy. Prego, tiro su forza, tiro contrapposto su forza, prego. Vedere se riesci a spostarlo. No, aspetta, scusa. Tu su Costituzione. Io su Costituzione? Eh sì. Sta cercando di spingerti fisicamente. Io non ci voglio bene. Sì, hai più senso. Cioè, fai un passo indietro perché ti è arrivata una spintone, quindi non te l'aspettavi, quindi fai proprio un passo indietro. Oh! Io, vedendo sta scena, dico, madonna, ma che cazzo è quest'altro? È proprio sconfortato, proprio da uno massiccio, lo vedi tutto armato, massiccio, con lo scudo. No, non è caduto, immagina che poi ti do una spinta e tu fai un passo, cioè non è che perdi l'equilibrio, fai proprio un passo indietro, letterale. Però nel senso, non per per acquistare il baricentro, ma non è che cadi né ti sposti, proprio, oh. Cosa vai, Mac? Mentre... No, ritorna prima. Oh, mi hai fatto un passo indietro, non posso perché non posso tornare avanti. Un passo indietro, però io volevo fare una cosa mentre tu eri un passo indietro. Ok. Ok. Riesco magari velocemente, tipo, correre su per giù ad arrivare dietro a Carelia?
Vai con atletica. Vediamo se sei abbastanza veloce o l'eroe è abbastanza rapido da rimettersi in difesa. Io vorrei fare una cosa quando vedo sta scena. Mm-hmm. Cosa devo tirare? Provo proprio... Tiro a braccio teso lo scudo proprio per fermare, proprio come se si sbattesse su un muro. Vuoi fare tipo barricata? Alla... Sì, proprio... Ma non, proprio distendo il braccio con lo scudo, proprio... Che se non accorgi proprio pian piano viso. Ok, vai. E devo tirare? A braccio teso? Come? Fatemi entrambi sempre su atletica, vediamo chi vende la roba per abbiamo. Ma che tipo, lei vuole scattare. Sempre anche Clay. Devo fare due tiri. Sì. Quindi pure io su atletica. Mm-hmm. Tu riesci tipo appena ti fanno... Ehi! Ehi! E gli fai subito un passo avanti, tipo tranquillo. Ehi, che cavolo fai? Niente. Ok, volevo chiederti. Fai per scattare, però noti il braccio teso di Hollownet, quindi attimo, freni il passo perché prima di sbatterci contro e farti male. Ok, io volevo chiederti. Moscerino, toccami di nuovo e non esiterò a inguainare la mia arma. Posso... Lo tocco e li tiro e cerco, solamente per spaventarlo. Bug. La tua azione l'hai fatta. Ecco, fai. Ecco. Ok, io volevo chiedere a bisbigliando a tappeto nell'orecchio. Ma lui cosa vuole fare? Bisbiglia a tappeto nell'orecchio se ci sono delle trappole o dei qualcosa per difendere la nave. Scusi. O se c'è un modo per cacciare questi quattro. Ah, ma non ti preoccupare, Lucky. La nave sa difendersi da sola. Non lo sai, non lo sanno gli altri. Se vuoi ti posso dire un segreto. Quel cristallo in realtà è la pietra di uno spirito di un golem, uno di quelli che combattevano un tempo, quei tempi antichi. Quindi tranquilla, sa difendersi da sola se vuole. Posso tirare su percezione, Shen? Per? Motivo? Credo di aver paura di... Signor Master? Ehi. Attacca la pietra. Non ho capito cosa... come caspito si chiama Mayumi ha cercato di fare un secondo sta finendo Andrew. No, che avevi detto qualcosa e non avevo capito. No, ho fermato perché ha già fatto la sua action. Ah, ok. Volevo tirare percezione per capire se quando toglie tipo la pietra, quando la toglieranno, se il golem inizia ad attaccare tutti alla rinfusa. Vai. Sapete che quando rido vuol dire che c'è un motivo che sto ridendo. Sì, molto probabilmente sì, però vai. 18 scusate. Tiri, mi è piaciuto i 18 tiri. Oh, primo risultato, 23. Cazzo! 26. Capisci che beh, effettivamente se si tolgono la pietra potrebbe succedere qualche casino, ma da dove appare il golem? Non hai mai visto un golem su questa nave? Non è che da qualche parte c'è nascosto un golem. Ti viene il dubbio. Nel frattempo la pietra fa... Tra un minuto siamo arrivati a destinazione. Allora, io nel mentre che dopo che la nave aveva detto questa frase... cercavo... Cioè, passavo da quest'altra parte, ovvero andavo giù e cercavo di andare... Sempre... Dove stava... aspetta, Karel. Per cercare di fermare. Scusa, non ho capito il nome. Karel, che è diventato Superman. Karella? No, vabbè. Karelia. Karel è Superman. Karelia? Vabbè, e per cercare di fermarla. Posso chiedere una cosa? Anche io vorrei chiedere una cosa, ma Karel non sta facendo un cazzo di niente, perché ce l'avete con lei? No, per andare a vedere. Ferma, cioè ho detto magari la cavo quando siamo arrivati. Sì, infatti appunto. Volevo chiedere se il discorso tra il piccoletto e quello con i capelli verdi, di cui adesso non mi sfugge il nome. No, era sussurrato all'orecchio. Non posso dire. No, era proprio sussurrato, non era parlato, non era. Come loro non sanno che tu vuoi toccare il cristallo, prenderlo, eccetera, bla bla bla. Io infatti non gli ho chiesto di toccare il cristallo,
Io gli ho chiesto se c'è un modo per cacciarvi via voi quattro, mi avete fatto. No, ma del cristallo l'aveva detto. Non ad alta voce, ha chiesto se poteva farlo. Al infatti, io non ho chiesto del cristallo, ve lo dico. Ho detto se ci sono delle trappole o se c'è un modo per cacciarvi via voi quattro. Poi Tappeto mi ha detto il segreto, eh. Quindi... Posso fare un tiro percezione per capire qualcosa, visto che sono lì davanti al cristallo? Sì. Beh, ma cos'è che vuoi capire? No, fammi capire questo, tanto un attimo. Funziona, cosa potrebbe succedere se lo tocco, lo prendo, visto che tra pochino arriviamo e c'avevo quella vaga idea di... Ok, va bene. Di portarmelo via, o comunque fa qualcosa. Uh-huh. Ok, vai. Ok. Tocco, lo prendo, lo palpeggio. Allora, il cristallo è... come attaccato magneticamente alla nave, però sembra che sia attivo un incantesimo effettivo, perché un cristallo, ok, è uno spirito, Phil, l'hai capito, ma come fa a controllare lo spirito un'imbarcazione che è inanimata? Quindi un attimo, questa roba non la capisci, cioè, posso staccarlo? Ok, ma, cioè, lo stacco ed è finita lì, cioè, non è che mi può far niente anche se lo minaccio. È una nave, massimo parte in quarta, cos'è? Non è un jumbo jet che si schianta. Quindi, boh. Posso parlare al cristallo, sì. Allo spirito del cristallo? Sì. Sì. Ok, gli chiedo... Ma se vieni scollegato dalla nave, cosa succede? Sono qui da molti anni, non so cosa succede se mi sconnettono. Penso semplicemente smetto di esistere. Non sono più nave. Divento qualcos'altro. Cosa eri prima? Non me lo ricordo. Se ti stacco mi faresti del male? Sono un cristallo. Come potrei fare del male? E poi sono... Se il tuo spirito diventa qualcos'altro. Non lo so, purtroppo. Comunque sei dentro di me, quindi penso che siamo amici. Ok. Basta. Sì, basta così. Allora basta così. La Carelia? Qui in mezzo? Scusa, Andrea, ma noi lo sentiamo quello che dice nave? No, sta parlando telepaticamente soltanto con Carelia. Ok. Ma perché io, proprio quando vedo che tutti si vogliono avvicinare, dico... Ma che va fatto quella povera crista? Ma che cazzo volete? Gentiluomini, per favore, aspettiamo un attimo, siamo quasi arrivati. Cosa avete tutta questa fretta di andare? Oh, sti paesani! Non ho fretta di andare. Sai com'è? Avvicini ad una nave e ti avvicini subito al motore, voglio andare a vedere. Ma che sta dicendo? Poi... Ma non è il motore quello. Quelle sono i ciumani. Giovane ragazza, il motore sono quelli lì che vedete dietro di voi, la vostra destra e la vostra sinistra. Ah, ma ste ignoranti, i paesani ignoranti, non sanno neanche come funziona la nave. Ma perché il pescettone mi barra sopra? Quello lì è, sì, il comando, ma là è la base di tutta la nave, super giù. E perché sta andando lì senza nessuna ragione proprie in una nave strana? E io sto cercando di avvicinarmi e voi mi bloccate come se già sapete che volesse fare qualcosa? Soldà, signori, signori, lasciatela passare, si sposta. Lasciate passare questa povera paesana. Ah, penso che noi siamo dei ladri. Ah. Vai. Beh, non ha tutti i torti da pensare così. Vi siete intrufolati dentro una nave senza nessun permesso. La nave, quando ti sentite questa roba qua, è errore. Avete detto voi, sì, fateli salire. Quindi, sì, li avete invitati voi. Sì, ma almeno si dà, tipo, si saluta, si dà la mano, queste cose. Loro subito hanno detto, venite con noi. Quindi nave, non può dire voi. Aspetta, lo dice ad alta voce, giusto? Questa roba che hai detto. Sì. Oh mio Dio! Oh mio Dio! All'oneste, il tizio tipo ti sviene quasi addosso. Che cosa ho fatto? È vero, non mi sono presentato. No, se sta quasi per svenire, mi scanso. No, non è che sviene, fa tipo la scenata. Oh mio Dio, mancamento. Avete ragione, non mi sono presentato. Il mio nome è... Aspettate che devo attivarvi l'etichetta. L'etichetta?
Io sono il signor Rindal Volskjelen, quarto di Barbadola. Chiamatelo ambasciatore. Dillo di nuovo, prego. Sono il signor Reginald Volskjelen, quarto di Barbadola. Bene, adesso mi dovresti dar la mano per buona educazione. Lo fermo e gli dico, non mi pare il caso. Non si sa quale malattia potreste portare. Allora non è un gentiluomo, perché non dà la mano. Per buona educazione si fa questa cosa. Per buona educazione non ti si avvicina con un sguardo incazzato. Gli fa un po' schifo quello che fa. Tipo non guarda e ti allunga la mano. Salve. E io ti allungo la mano e le dico salve. Si allontana, torna dall'onestà. Ha per caso qualcosa di disinfettante? Se vuoi posso cauterizzare la mano con il soffio di tuono. No, grazie. Come ha accettato, buon uomo? E poi tanto, scusi signore, ma c'è anche i guanti addosso. Le fa schifo toccare la mano di un'altra persona con i guanti. Ah, giusto, è vero, il guanto? Che spadato che sono. Si toglie il guanto, prego, brucialo. E te lo lancia addosso, l'onestà. Tipo, boh, che schifo. Tappeto, gli vai a dare anche la mano per buona illuminazione? Un po' di sotto della nave. Intanto Tappeto si è acceso un'altra sigaretta. Io sono davanti a Carelia. Ehi, Carelia. Cosa vuoi? Perché sei vicino alla parte essenziale di una nave? Vi stavo parlando. Voi non l'avete mai fatto? Sì. È simpatica, vero? Più di te. Rispondi ad alta voce in lontananza. Ah, ovviamente Corrotto era tipo una fiammata per bruciare il guanto, eh. Ah, ok. Infatti non capivo. Era un bruciato il guanto. Io li rispondo ad alta voce. Lui impara a far ridere. Tu impara a portarmi il mio cosciotto. Lui impara a vedermi più spesso. Io nel mentre mi rigiro verso il cristallo e gli dico telepaticamente, deduco come abbiamo fatto la chiacchierata anche prima. Tra poco arriviamo, vuoi essere libero dalla nave o no? A te la scelta. No, grazie, mi trovo bene qui. Mi piace la compagnia di questi avventurieri. Sono a posto, grazie. Ok, allora alla prossima, se ci sarà una prossima. Ciao! E mi allontano dal cristallo. Vado qui. Mayumi e Carelia, comunque, quando vi siete... Adesso passate uno accanto all'altra. Avete sentito per un istante, entrambe, una voce femminile. Non l'avete sentita benissimo, come un pensiero. Presente quando avete tipo quei pensieri vaghi nella testa che vi passano così, in un istante neanche ve ne accorgete. Un leggero... Uccidila. Proprio così, un po' come... Io ho una curiosità, me la sono chiesto prima e non l'ho chiesto. Quando i due tizi si parlano nel senso del tipo, ma forse l'abbiamo riconosciuta, intendendo Eucalipto, lo dicono ad alta voce o tipo... Tra di loro, mi pare l'abbiano detto. Voce. Sì. Non è bisbigliando, ma non è nemmeno ad alta voce. Voi magari avete sentito una parola di sfuggita, tipo è vero o qualcosa del genere. Almeno dalla mia parte. Tipo, poi. Perché volevo chiedere a Eucalipto se vi conosceva. Chiedilo. Eucalipto, per caso conosci loro due? No, non so minimamente chi siano. Non l'ho mai visti. Mi ricordo che ho passato l'ultimo periodo in quella prigione. Allora ti consiglio di stare attenta. Penso ti vogliano rapire. Io ho paura che tu voglia rapirmi in realtà. Anche quello, però va bene. Io mi avvicinavo a Lucky e gli dicevo, Lucky,
Sta buono, te lo ripeto per l'ennesima volta e poi non te lo ripeto più. Stai buono. Tieni gli ormoni fermi. E Dio santo. Tappeto con la segreta. Esatto. Se no non ti metti contro la gang. Io. Raga, vi portate via questi due, vi supplico. La nave. La nave finalmente pronuncia. Siamo. Aspetta, siamo arrivati a destinazione. Portateveli via. Sono dei bulli, mi picchiano. Oh, siamo arrivati! Finalmente, vi aspetta la scialuppa! E Reginald scende. E va la scialuppa. Domanda al master. Ma, al di fuori del personaggio ovviamente, ma se io rompo la, non lo so, la lancia in due, il patto si toglie, giusto? No. Perché? E il focus, il tuo focus, tu sei un paladino, il focus arcano è, se non ti ricordi cosa è successo. Piccolo recap per la live e anche per i giocatori. La nostra Mayumi ha avuto un piccolo incontro con Silver nella quale lei ha dovuto combattere una versione alternativa di sé, dalla quale ha preso la Zanna Kitsune e lei è stata trasformata nella punta della lancia che attualmente impugna. Quindi devo rompere la punta? Sì. Ma se non rompo la punta non succede nulla. No. Ok. E un'altra domanda. E il patto indica che Silver conosce tutti i miei pensieri? Le tue azioni più che i pensieri. Le mie azioni. E inoltre, se tolgo il patto, è come, non lo so, io se fossi morta per lei. Non proprio, semplicemente sa che hai rotto il patto. Ok. Perché ti ricordo proprio a livello di lore, lei è la dea della trascendenza delle anime. Sa se la tua anima è sul piano attuale o nel suo piano astrale. Se non ti trova nel mondo dei morti, sei ancora viva. Però ci mette tempo. E se è nel piano materiale? I dadi decideranno in quel caso. I dadi decideranno. Io comunque quando scende l'ambasciatore dico: allò, venite. E vado sulla scialuppa. Vengo subito, capo. E Tappeto ti segue e scende. E gli faccio un bella, bro. Tappeto, c'ha bisogno di Eucalipto anche si avvicina. Posso venire anch'io? O devo rimanere sulla nave per badare agli altri due? Io dico non ci sono problemi, l'ordine era di portare quelli che erano presenti. Ok, ok. E scende anche lei. Forza, io... tutti giù. Aspettate, devo chiedere una cosa a Navi in privato. Vabbè, io intanto che dice sta cosa, io proprio scendo, me ne sbatto il cazzo di loro, di quell'altri. Anch'io mi avvio, scendo. Vedo che tanto si va troppo per le lunghe. Signora Nande, io le volevo chiedere, vuole venire con noi in viaggio? Sono spiacente, non posso abbandonare la nave, soprattutto se ho ospiti ancora a bordo. Mi prenderò io cura di loro. Va bene, ma io non volevo portare con me in viaggio, mi sarei divertito. Grazie mille, Lucky, ma sto bene qui. Che cattiva. Io mi avvicinavo alla porta, però ancora non scendevo, eh. Cioè, la porta è qui, no? Mm-hmm. Ok, allora io sto di qua. Mi avvicinavo e aspettavo Mayumi. Io da di là intanto urlo. Vi muovete! Noi abbiamo i nostri tempi! E si sente un sospiro. Possiamo ucciderli, vero? Non è questo dolore. Forza, muovetevi. Io. E però, prima di uscire, sussurro a Caruso. Ok. Cosa ne pensi? Boh, non so ancora. Io ovviamente sto sussurrando, non l'avevo specificato. Allora, ovviamente, non anch'io, non è, mi fido al 100%, però vediamo dove... vogliono andare a finire. Con gli roli accanto, ovviamente, tutto questo. Sì, infatti, davvero, infatti,
Infatti ho lanciato percezione a vedere se riuscivo, sì, a sentire. Infatti non ho parlato perché avevo già visto che Lira ha già fatto tutto. Vabbè, tanto non ha sentito, ha fatto 9. Forza, allora che dobbiamo fare qui sopra? Scendete. E tu scendi tu, no? Sono, beh, prima scendi tu. Sono più di fila, muovetevi. No, prima scendi tu. Muovetevi. Io ho una curiosità. Non mi ripeterò una seconda volta. Ma Lirai non soffre di mal di nave? E perché? Infatti? Perché è lì fermo? Esatto, cioè questo non sta inconoscendo. Allora, in sua difesa, io ho detto che è sceso dalla scialuppa, non dalla nave. La scialuppa è piccolina. Non balza di più. È tipo, immagina un motoscafo, per intenderci, come dimensione. Quindi quando saremo sulla scialuppa, lui tipo vomiterà tutto il tempo? Più o meno. Vabbè. Leroy, tu scendi, io scendo. Allora, io... Ma come la parte lunga! Voi due scendete e poi scendo, muovetevi. Mayumi, diamogli retta, dai. Adesso non stavo sussurrando, dai, diamogli retta, vediamo dove vogliono andare a finire, dai. Io scendo, ma non mi prendo ordine da te, sappilo, mentre scendo. Tappeto, mettiti vicino a me. E io vado dopo Mayumi, ovviamente, scendo. Tutti scendete dalla nave. Sì, hai detto che chiudevi la fila, quindi l'ho preso per automatico. Siete appunto sulla scialuppa e tutti quanti scoprite che questa scialuppa è, sono dietro due orchi che stanno tipo iniziando a prepararsi a remare. Non sono mai saliti, quindi tutto questo viaggio se lo sono fatti attaccati alla nave. No, era ancora te che ha continuato a remare per seguirla. Era agganciata. Io posso mettermi a cantare una canzone, aspetta, c'ho questa idea. Oh madonna. Finché la barca va a stampare. Ti prego, tirami su intrattenere. Ma io dopo lo posso, ma gli posso dare qualche botta sempre per farlo zittano? Aspetta, vediamo come canta. Okay. No, questa ispirazione, fammi cercare. Intrattenimentazione. Perché che hai voluto pugnalare dentro Gita? Ha voluto pugnalare ignoto, dai. Non è che è... Che partito... Cos'è? Among Us è diventato. E lui è il killer. Ho cercato di far tenere, un attimo. Canto una canzone. Ma che bello! Che cazzo hai fatto? Cos'è? Sei un Pokémon? Era ultimo canto? Andre, te lo devo lanciare io? Ti prego, non lo trovo. E niente. No, pure meno, mi ha colpito. Pure. Ha colpito ignoto. Uno di quelli che remano. Com'è che si chiama? Canta veramente di merda. Cos'era? Io gli tiro un cazzotto, un capo per farlo sta zitto. Cerchi di tirargli un pugno, talmente canta male, perdi l'equilibrio e cadi giù dalla nave. Gli orchi devono smettere di remare per riuscire a farti tornare su. Splash! No, aspetta. Splash! Infatti, me lo chiedevo, sono pare. È una bomba gioconda e bere Peppe. Che pesci starà a cantare. Possiamo... Ora non avete intrattenuto più tu rispetto a questo musico, non so cosa sia. Possiamo andare avanti? Allora. Scendi, amore. Infatti, so nuotare. O sto ok. No, non sei caduto. Semplicemente canti di merda, semplicemente. Ma sta continuando a cantare oppure si è zittito? No, lui sta continuando a cantare di merda. Allora, io mi giro davanti a lui, piglio le mani, lo alzo su per il collo e gli dico: se non ti stai zitto, io le mani potrei leggermente stringerle e soffocarti. Prego, vanno con intimidire.
Intimità, aspetta. Io voglio vedere se è riuscita a convincere di smettere di cantare oppure fare tutto il viaggio con lui che canta di merda, Ma una domanda, il viaggio, il tragitto è particolarmente lungo? No, è una decina di minuti. Allora io mi butto e la faccio a nuoto pur di stargli lontano. È una decina di minuti. Non ce la fai, sono 10 minuti. Sono è una decina di minuti in barca. Perla. Vabbè, io a quel punto mi rialzo tutto mollo, cioè mollo, fradicio, che lo guardo malissimo, lo guardo malissimo e cerco di intimidirlo, proprio lo fulmino quasi. Dopo, non probabilmente sono mollo, tipo io fa l'occhiolino, però... Posso usare intimidire anch'io a questo punto? Intimiditelo, che vi devo dire, fate. Non ce la faccio rispondere alla cosa che dice. Giovanni, ma te non disse Caruso dicendo: oh, voglio sentire uno che inizia a cantare e finisce con. Non ho capito. L'avevo capita, sì. Niente, non riesco neanche ad addestrarlo. Io me la segno, dico vabbè. No, vi prego, adesso ho bisogno. No, fermi. Adesso voglio un momento di silenzio. Andrew, hai 10 secondi di puro silenzio. Parli solo tu. Sentiamo 10 secondi la canzone che stai cantando di merda. Auto blu, corro con il mio cavallo. Lasciala andare. Lasciala andare finché la barca va. Lasciala andare. Siete tutti quanti sicuri che la canzone non faceva così? Ma non era non remare. Sì, esatto. Sì. Ma io perché non sento niente? Ti sei suicidato? No, sono serio. Non sento niente. Non sento Andrea. Meglio così. Sono tentato di fare Raidi da solo. Ah, ok, l'avevo mutato. Vai, ricanta, altri 10 secondi. Andre, questo però è maltrattamento su player. Danno mentale. Sì. Boh, fate il percorso, se Dio Cristo me lo lascia fare, posso? Grazie. Passate sotto un ponte, seguite appunto la via del fiume e arrivate. No, ti correggo, mentre canta. Mentre canta. Di merda soprattutto. E arrivate in un posto di una radura. Una radura che alcuni di voi ricordano bene. Altri non l'hanno mai vista, ovviamente. Dove appunto lasciate lì la barchetta e iniziate ad incamminarvi lungo una zona dove c'è un piccolo ponte. Posso scendere per primo? Adesso c'è una cosa bellissima da dire. Ok. Andrea, scusa, io non ho capito una cosa, ma alla fine il cristallo è stato preso o no? No. Ok. Dove sono? Ma è normale che non carica? Ci vuole un po' per caricare, anche a me l'ha fatto, tranquillo. È normale. Oh, che bel viaggio. È bellissimo cantare in mezzo al mare. Tu stammi lontano. Io prima o poi ti ammazzo. Vai a cantare accanto a me. Io prima o poi ti ammazzo. Laghi, veramente, preparati che prima o poi ti accoppo, veramente. Almeno a lei, signore, gli è piaciuta la mia canzone? Guarda, ragazzo, stavo pensando di lasciare le mie eredità ai miei cari 18 figli in questo momento. Ma penso che non sia ancora arrivata la mia ora, fortunatamente. Ma fidati, tu ci sei andato molto vicino. Mi scusi, voleva lasciare tutti i suoi 18 figli e tutte le sue eredità a un animale domestico? Beh, sempre meglio di voi paesani. Oh, che gente simpatica che siete. Tutti gente paesani. Secondo me Mayumi lo dovevamo buttare in mezzo all'oceano. Io mi avvicino. Lo spingo. Io mi avvicinavo a Mayumi e pure io iniziavo a guardare malissimo Lucky. Ehi, siete troppo crudeli con me. Signori.
Signori, siamo già in ritardo sulla tabella di marcia. Andiamo, su via, andiamo verso la città. Non abbiamo tempo da perdere. Tu non hai tempo da perdere. Voi avete molto tempo da perdere. Sentite una voce in lontananza. E vi ritrovate. Anzi, fate un tiro percezione tutti quanti. Vai, percezione per... Ah, percezione, è vero, scusa. Non lo stavo a fa. 24. Che tiro di merda che sto facendo. Io no. Boh, è un tiro di gruppo comunque, sì, non è importante. Basta che una l'abbia passato. Ma a parte Caruso sta... Caruso sta per... Caruso in questo momento qua, la sua testa sta immaginando una serie televisiva che si chiama 1001 modi per uccidere Lucky. Ma scusa, stai pensando se dargli fuoco, mangiarlo vivo, staccargli la testa, prendere i cannoni di Gatling, anche se non sai dove è finito, infilargli dentro la testa e premere il grilletto per spararlo, vedere cosa succede. Ma secondo me io opterei per mangiarlo, non lo so. E secondo te sei parecchio convinto che sappia di pollo, non si sa il perché. E ti sta venendo un certo langurino. Karelia però in tutto questo nota qualcosa sopra la collina. Oh no. E vede, cioè tutti voi cioè ve ne accorgete tutti quanti, però lei in particolare riesce a vederli, ed è un gruppo di uomini animaleschi, li guardi meglio, sono metà uomini, ma sia per la pelliccia che per l'aspetto del viso sono dei cinghiali, metà uomini, metà cinghiali. Buono il cinghiale. Infatti sono tutti quanti sopra la collina che vi stanno osservando. Perché ce n'è uno oltre il ponte? E oltre il ponte c'è un altro cinghiale, un po' più mostruoso. Riuscite a capire più o meno dall'aspetto che probabilmente è il capo, anche dalle dimensioni. Con accanto due normalissimi cinghiali selvatici. Scusi. Di qui non si passa senza pagare il pedaggio. Detto questo, dico all'ambasciatore, si metta in disparte. Ci pensiamo noi. Proprio dico così. L'ambasciatore li guarda. Oh, che schifo! Oh, e sviene. Ma è rollato un di due. Un di quattro. Sì, lo so. E sviene. Lo prendo con un braccio e lo scravento un po' in disparte. E frasc. Verso qui, più o meno. In disparte, insomma. Tiro forza. Okay. Di più quando lo sposta stile il salame a terra? No, non che lo getto nell'acqua, premetto, non è il mio intento gettarlo nell'acqua. È per te non pesa niente, proprio lo alzi con un braccio, tipo lo lanci, non vuoi fargli male, però proprio a terra, senti proprio... vabbè, tanto è svenuto. Noti, aspetta, faccio un tiro io per vedere una cosa. Ok, no, niente, sto a posto. Allora, vedi se si scende. Se usciva uno, vedevi il rigolino di sangue. Allora, io in questo momento sussurravo a Mayumi che, ovviamente sto sussurrando, che avevo un leggero languorino e volevo assaggiare perché pensavo che era buono e sapeva di pollo Lucky. No. Non lo vuoi sapere, stavo sussurrando. Lo so, me lo son detto tra me e me. Olonet? Ma aspetta! Devo rispondere con Caruso. Non sono... Sì, sono d'accordo, almeno non canterà. Come contorno gli mettiamo i fili della sua lira? Sì. Quindi Samai, aiutami un attimo a... Fai la brava con lui. Iniziamo a avvicinarcelo, così almeno lo possiamo. Io mi mangio pure i vestiti, Va bene. Mayumi e... non mi ricordo come si chiama. E Caruso...
dandogli proprio una botta con il gomito per dire: ehi, ci stanno, non dico circondando, ma quasi. È il caso che vi azzittate e pensate piuttosto a come mangiare quegli uomini cinghiali ora. Adesso che ve l'ha detto, effettivamente, un attimo, guardate un attimo intorno e vedete sopra la collina un bel esercito di uomini cinghiale. Porca puttana. Che vi stanno guardando tipo... vi accorgete anche che sono armati tipo di mazze, clave, ma diciamo non clave, ben tagliate. Pezzi di ramo, robaccia, diciamo. Olonet? Sì? Pensiamo noi due a ai tre oltre il ponte, lasciamo agli altri il divertimento? Bene. Ho detto o si paga il pedaggio o di qui non si passa. E io invece c'è un altro modo per passare. Ti fa un bello stufato di cinghiale? Proprio glielo urlo a Leroy. Non ne vado molto... Non è esattamente la migliore delle voglie, però sì, dai, ci possiamo arrangiare. E proprio io so carichissimo. Proprio lo vedi che impugno lo scudo e lascia proprio... Ho voglia di smazzare in qua e là. Chen, ti devo chiedere, ma io vedo i cinghiali che sono oltre al ponte? Quelli sì, quelli sulla collina no, perché Karelia se n'è accorta e ha avvisato gli altri, ma tu stai guardando la scena zona ponte. Allora, potrei usare un incantesimo prima di fare iniziativa. Cosa vuoi fare? Amicizia animale. Maria Verde. Vai, prego. Vai. Io conosco abbastanza bene Andrew, che prima ha detto l'idea, ma aveva ancora la scheda chiusa, non è che intanto si era preparato per farlo. Ti giuro, l'ho aperta, è perché l'ho aperta in Chrome tipo con un'altra... pagina, ma non prende l'input. È ogni volta. Ok. No, una volta sola. Poi viene. Clicca una volta. Poi viene l'input. Esatto, uno. Ne arrivano 10.000 poi. Mula presto l'ha cliccato 10.000 volte. La musica è azzeccatissima. Non si sente la musica. Dai, alza un po'. Ok, ci stiamo facendo, dai. Avevo preparato tutto, ma... Ciao. Devo fare io? No, ce l'ho fatta. Ma perché mi apri questo? Tanto vado a farmi un caffè nell'attesa che ce la fa. Io fammi il latte caldo, cioè. Io lo prendo, ti giuro. E inizio a fare input vale cas at livello 1. Allora, intanto me lo dici in inglese corretto, intanto partiamo da questo. L'inglese, ho premuto tutto il taglio l'altro. E la Madonna, devi premere una cosa, non è complicato premere un tasto a sinistra del mouse. Non parte, sono da telefono, se ti ricordo. Senti Andrea, faglielo tu, dai, sennò qui non ci muoviamo più, dai. Sennò qui non ci muoviamo più, cos'è veramente. Sì, appunto, cos'è che vuoi fare? Amicizia animale. Con i cinghiali. Ora. Puoi farlo solo su uno. Su uno solo. Oh, è sempre meglio di nessuno, quindi. A chi lo fai? Madonna. Al più grande, ci provo col più grande. Ok. Ok, va bene. Tocca tirargliele fuori man mano, raga. Ok, va bene. E cosa gli dici? Se ci può far passare molto gentilmente. O se vuole diventare mio amico. Ti guarda. Io e te elfo, amici. Tu passare. Gli altri pagare. Essere più gentile e far passare anche gli altri? Non posso. Io devo far mangiare la mia popolazione. Mi servono merci. Mi serve roba. Ma noi lo sentiamo? Sì, sì. È un dialogo che stanno avendo. Io gli dico,
Mi sa che oggi noi i tuoi non mangiano, se mangiano i fidete. Ma se gli diamo un po' di cibo, essendo gentili, ci fa passare molto gentilmente. Tu pagare, tu pagare pedaggio, tu passare. No. Avete vinto, potete ucciderli, uffa. Io nel mentre inizio a prendere l'arco e a puntare gli uomini cinghiale, quelli sopra la collina. Volete fare qualcosa a parte un tiro iniziativa generale? Iniziativa, perché anche io volevo attaccare quelli dietro sulla montagna. E iniziativa perché volevo scorrere la lancia. Ho cercato di passare con la corda. Sì, 16! Comunque, scusate. Ma io l'ho fatto. Aspetta, arrivo. No! No, io il primo no. Ma mezz'ora, mo ci vuole. Ma ci vuole mezz'ora, aiuto. Ma l'ha fatta, Sì. Io l'ho fatto in no, sì, per il suo attacco ci vuole mezz'ora. Oh, non siate visto, giusto, 13, giusto, lo vedete? Sì. Perché è uscito un errore. Anche a me è uscito l'errore, però boh. Avete fatto tutti? Sì. Allora, aspettate, però devo segnarmi un attimo chi inizia. Fate che però vi prego, non mettetemi Andrelle così, mettetemi i nomi dei personaggi, Dio Cristo. È l'Andrea Andrew, Ho usato il mio account. Il mio account si chiama Mayumi, vedi? Sì, boh, più facile così. È anche il mio, Caruso, c'è. Lucky, Caruso. E poi chi c'era? C'era. Mayumi. Poi io. Aspetta che ho sbagliato a schicciare. Leroy, Carelia, Carelia e Olonest. Ok, lanciamo i dadi per i nostri amici. Ok. Porco due. Ok. Poi Gesù Cristo. Questi erano quelli del ponte. Questi erano quelli del ponte. Allora, no, il no. Uno per la marmaglia, uno per i due cinghiali e uno per il cinghiale grosso. Bravissimo, bravo, hai detto giusto, marmaglia, cinghiali, cinghiale grosso. Preciso l'hai detto. Ma il cinghiale grosso è l'ultimo? No, il primo, è il 20. È il 20. Sì, 20 sì, no. C'è praticamente solo uno, 10 che è la marmaglia. 19 la marmaglia. Adesso vedrete, no. Signori e signori, qualcosa di molto divertente. Tanto io vi devo mettere la vita sopra tutti quanti. Ah, che pillole. Più che altro non mi secca farlo tramite la live. Se ce la dici, lo mettiamo lo noi. Lo potresti vedere da solo. Ah, giusto, lo giusto. Io, tranquillo. Ok, tanto ho fatto Leroy. Okay. So già che devo fare Lucky, lo so già so perfettamente che devo farglielo. Io me la sono messa sola, non so se si vede. Devi mettere su entrambe. Ok, vedo quella di... Mayumi. Oh, il sedile. L'ho messa anche sul mio sudocarella, credo. Si vede? Però non si vede la barra. Perché devi mettere anche su 32 su 32, come fosse una barra degli HP intera. Ok. Ok, ve l'ho messa. Ve l'ho messa a tutti quanti. Buono. Ok, signori, parte il fight. Mettiamo un po' di musica di sottofondo che ci sta sempre. No, non quella. No. No. Ok, la musica. Allora, Megalovania. No, la musichetta. No, la musichetta giusta di accompagnamento, non è per questa battaglia. Vabbè, ma piega poi. Per sottofondo. No, non bella, è questa. Bella, dai, via. Dura 40 secondi. Vabbè, mettiamo queste. Parte il fight, no? Tocca al cinghiale grosso. Aspetta, mettiamo la musica così. Ok. Al cinghialone, chiamalo così. Il cinghialone
lancia un grugnito fortissimo. Prende uno dei suoi amici cinghiali, questo qua, e lo lancia, proprio lo prende in volo e lo lancia prontella addosso a voi. Addosso a chi? Addosso a nella zona centrale dove c'è tutto il gruppo riunito. Ok. Ah, proprio ci prova. Fa uno, lo butta a mare. Non vi faccio neanche tirare. Vedete proprio un e vedete il cinghiale che si schianta qua. Sembra così mega perso un po' di vita. Facendosi un 6 danni. Minchia, un buono! Cioè... No, se lui ha preso 6 danni, pensa quanti quanto fa male quell'altro più che altro. Eh sì, appunto. Noi lo vediamo, lo capiamo, no? Ah, lo so, porco di... state davanti un cinghiale dal cielo, fate... E vedete tipo... tipo... I seen in the... Porco volante! Ok, andiamo avanti che è meglio. Sentite un grugnito di gruppo... E vedete... i cinghiali che saltano giù dalla collina. Hoppala, 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 hop. Facendo proprio rumore hoppala, giusto? Sì, 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 sì. Hoppala. Uè, che hoppa. E il secondo gruppo si avvicina, pronto a saltare anche quello giù dalla collina. La mappa si è spostata. Eh? La mappa si è spostata. Sì, un po' verso in alto si è spostata. È spostata? Sì. Sì. Però la sposta è... Ok, perfetto. Ok, perfetto. Scusate, danno collaterale. Oh. No, non si fanno i danni. E i cinghiali iniziano ad avvicinarsi per iniziare a circondarvi. Vedete però uno di quei cinghiali che si avvicina tipo al cinghiale lanciato, inizia a pizzicarlo tipo e ci sei con il bastone. Spot, pot, pot, pot. Ecco un raro esempio di... Vai Laghi, tocca a te. Di porco. No, tocca a cignaloni, a cignalotti. Ah, giusto. No, l'ha appena fatto. Ah, no, okay, allora... di a quattro zampe. No, quello ha fatto 10. Scusa. Signor Laghi. Vado. Io uso... dopo, allora, ancora dobbiamo scegliere la mossa. Tradotto in lingua potabile? Ok, io uso... Aspetta. Io uso prestidigitazione. Prestigia fiore? Colpisce sempre, sempre critico. Contro il cinghiale davanti a me. Se posso. Se mi è permesso. Quello grosso, cinghiale quello grosso davanti a te. Prestidigitazione. Vabbè, ho capito. Lui è Akazanzarak, è corretto? Che è Akazanzarak il piccolo, però. Ah, ok. Okay, cosa dovresti esattamente fare? Intanto a chi non ho capito e cosa vuoi fare? Io penso a questo io. Voglio usare esatto contro di lui. Mm-hmm. Okay. E tipo evocare una mano per tenerlo fermo. Perché? Vabbè, tiro con svantaggio perché quel maiale è schiantato di muso per terra. Devo tirare un T20? No, e lo supera! E lo supera! E gli appare una mano tipo... mistica, diciamo, sopra il cinghiale se ne accorge, tira una zannata e la mano si disintegra in tante piccole scintille viola. Cioè, questo povero Cristo di un maiale è riuscito a salvarsi. Caruso. Ok. Allora, una domanda. Ma qui c'era una fessura per passare e attaccare questo, no? Oppure... Sì, lo vedi. Okay. Allora, io attaccavo con il bastone e facevo una magia normale a quel maiale lì. Per quel momento.
Tanto un cinghiale comunque. Puoi scostarti. Ah, oh, cioè è vero, siamo un combattimento. Hai ragione. E devo lanciare un D20, giusto? Non mi hai ancora detto cosa vuoi fare. Con la magia del bastone normale. La magia del bastone normale. Non c'ha le... Il bastone c'ha le magie quelle lì. Non per forza l'acido che si puzza. Sì, o tiri la bastonata o usi l'incantesimo. Ok. Allora quella cosa si fa differente un attimo. Penso che questa musica sia perfetta per il momento di cringe. Sì, sì, letteralmente. Signore e signori, vi ricordiamo che praticamente da un anno che giochiamo i player ancora, certi, non hanno imparato. Vabbè, giusto per tornare ai vecchi tempi, vado un po' con un po' di acid splash e glielo spruzzo addosso. Oh Gesù Cristo, è tornato lo spruzzo acido. Andiamo ai vecchi tempi. Devo lanciare, aspetta un attimo. Lo vediamo. Premere. Una domanda? No, aspetta un attimo, quello devo premere. Ok. E devo lanciare forza? No, è un tiro salvezza. Il core, il chi stai bersagliando. Io ho lui il bersaglio, quello che ho segnato prima. Sì. Ok, okay. Lo pigli. Ok. Non devi tirare tu, Eden. No, infatti ha tirato Andrea solo. Vabbè. Ok, vedete appunto Caruso che pone il bastone. Dal bastone si inizia a generare una specie di palla di melma che si schianta contro il porco. Che fa un... E vedete questo acido che inizia tipo a bruciargli la pelle della spalla. 3 danni gli fa. Sì. Ma lui, questa è la massa, la vuole riutilizzare? Sì, è un trucchetto, mi sembra di ricordarmi. È solo, giusto per non riaprire la scheda, mi sembra che è un trucchetto. Scende, però sento ogni tanto un... Sì, infatti. In che senso? Tipo interferenza. Sì, tipo come se sta che se ci stanno i puntini, come te lo dico. Come se qualcuno stesse scorreggiando. Esatto. Ah, scusate. Così. Le verdure. No, è la canzone quando parte in loop. Quando riparte dal loop. E i fuochi fatui. E riesco a avvicinare i fuochi fatui tanto il veleno per farlo esplodere? No, perché tecnicamente questi cinghiali sono nudi, quindi è proprio corroso la pelle, non c'è acido che sta scivolando, è proprio attaccata alla pelle e iniziata a corrodergliela. Allora mi giro verso Caruso e gli dico: spara di nuovo spruzzo acido! È al suo turno, ovviamente. Ah, ok, infatti non stavo a capire. Quindi cosa hai evocato, le fiammelline? Fianco a loro, così. E ho consigliato a Caruso di poi tirare i fuochi fatui. Ok, praticamente vedete questo cinghiale. Aspetta, vediamo, facciamo il tiro salvezza. Fermi tutti, vediamo qui. Ok, passa. Questo cinghiale viene circondato da delle fiammelline che lui comincia a muovere il bastone per tipo togliersene di torno perché gli danno fastidio. Praticamente stanno a fuoco. Domanda, ma lui li tiene i componenti appresso? Le tiene i componenti appresso? Sì. Giusto per... Ok. Lo so, questa roba qua, lo dico proprio a livello di master. Ho tolto la questione dei trucchetti con i componenti per una questione di se no buonanotte. Già non sanno cliccare, Nico. Torno subito. Devo davvero ricordargli dei componenti proprio questo mondo non richiede componenti. I componenti ci sono in natura. Li trovi magicamente a terra quando ti servono. Esatto. A chi toccava adesso? Sottoscritto, se non prima l'altro cinghiale. Ah, è vero, tocca l'altro cinghiale. Hai cinghiali. Hai cinghiali. Perché non so quant'è il loro tiro d'iniziativa. Allora, il primo cinghiale, questo, dà una spallata all'altro cinghiale per riuscire a spostarlo. E fallisce miseramente. Il cinghiale grosso gli fa brutto. E cade a mare.
L'altro cinghiale riesce a rialzarsi e carica Lucky. Con una bella almeno la zittasse. Con una bella cerca di caricarti a muso basso, però tu proprio lo vedi arrivare e proprio ciao. E lo eviti. Dovevi soffrire dannato cinghiale. Va bene, quindi tocca a me adesso. Allora, di quanti posso muovere? Righello! Di due. No, ma veramente posso muovermi dico solo così poco? E sei mega corazzato, ti ricordo. Vabbè. Lui può fare 15 feet? C'ha 15 di mobilità. Sì. Io potrei fare una cosa, adesso che ci ho pensato. Un po' tulle. Oh, Lonetto, penso ad aiutare gli altri. Penso io a questi due. No, io voglio il grosso. Non me ne frega un cazzo degli altri. Proprio ti rispondo così. Fai come ti pare. Ma perché dice oh, Lonetto? Quanto sei andato lontano? Io mi metto qui e mi metto in full modalità difensiva. No, scusate, torno indietro, ho sbagliato. Quindi ho più due, dovrei avere più due la CA in teoria. Ho una curiosità intanto che lui fa questo. La sua armatura è più grande di 3 metri? Ma è finita l'azione? No, io ho finito. Ti siamo saliti e ti sei messo in difesa, giusto? Sì. Ok. Domanda tecnica adesso che voglio fare a Andrew. Tu sai quanto sono 3 metri? Leroy, quanto sei alto? 1,90. Ci ho pensato adesso 3 metri. Come fa ad avere un'armatura lunga 3 metri? Allora, scusa. 3 metri è questo, dovrei essere grande. Cioè, la vuole 5. Il cinghiale è 3 metri. Sono 5 piedi. Il cinghiale è tipo 3 metri. Ma come fate a fare questa cosa dei piedi? Scusate. Con righello. Sotto l'antenna. E lui che c'entra il discorso dei 3 metri? Non lo so. Eccolo. Allora, spieghiamo il discorso. Dai, sentiamo il discorso di 3 metri, dai, vai. C'è un incantesimo che fa diventare la roba leggera. Ma dice che possono diventare cose leggere se non sono più grandi di 3 metri. Quindi ho pensato, mi avvicino a lui che è pesante con l'armatura, scudo e tutto. Gli tocco l'armatura e gliela faccio diventare leggera. Sì, sarebbe un'idea quando tocca a te. Però dovresti un attimo raggiungerlo. Infatti non ci arrivo, penso a te. Adesso vabbè. Tocca Carelia. Allora io fugo. No, però mi scanso da questa situazione, quindi mi sposto giusto fino a qui, cioè non, mi allontano un pochino e attaccherei questo. No, so come fargli rompere. C'è un coso, c'è un pennello. Ok, questo qui con l'arco. Ok. Sono io la vedo ferma. Si è spostata. Ah, comunque no? Se tieni premuto il mouse in un punto parte il ping così. Ok. Mi sa che no. Mi sa che non posso. No. Il cinghiale vede la freccia arrivare, tipo si sposta e ti fa un... Ma quale è il cinghiale? Questo. Ok. Tocca a me, giusto? Sì. Allora io mi avvicino. Aspetta, ho sbagliato. Ma scusami, ma quale armatura pesante che una leather armor? Non lo so, l'ha detto Shen, avevi un'armatura pesante. E impugno lo scudo. Ovviamente lui non lo può sapere. E lascia e mi preparo in caso mi attaccasse qualcuno. Ok. Azione preparata, insomma. Sì. Ok. Il primo giro di turno si finisce. Tocca di nuovo al nostro amico cinghiale grosso. Ma è di più, ma è di più. Prende l'altro cinghiale.
Vediamo se stavolta sempre lì in mezzo. No, io mi arrabbio. Quanto? Quanto godo. Vedete il cinghiale volare e schiantarsi in mezzo al cespuglio. Aspetta, faccio... Io farei un tiro. Fermi. Sì. Sì, 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 assolutamente. No. Ma perché quel... Ti provo un attacco di Dragon Ball. No, ti prego, poi risentivo. Avete presente quando... O c'è l'attacco di Dragon Ball oppure quando parte la puntata... Quando... Allora... Raga, raga, imito una cosa fatta dai ragazzi di Intel. Sopra o sotto? Sopra. Sopra. Sotto. Sopra. Sopra. Ora tiro un percentuale. Il cinghiale non sa nuotare. Godo, mamma mia, godo. Morto. Mamma mia, è morto. Onest, dica, questa scena ti ricorda qualcosa? Beh, un vago ricordo. Questa scena ti ricorda qualcosa? Un vago ricordo e osservo un attimo, osservo l'ascia e sorrido. Sì, tipo tu guardi l'ascia, tipo Che ricordi? Ci sono animali più coglioni di me. Voi non lo sapete, ma c'è stata una giocata in cui questa scena è stata molto utile. È molto collegata a lui. E l'eroe che vede la scena, un sorriso gli parte. Di sfotti. Perché sanno, loro sanno. Anche Carelia sa, ma non ha visto. Carelia non ha visto, però si sarebbe messa a ridere fortissimo, realmente. Però sento comunque il rumore di qualcosa che cade a mollo, praticamente. Eh sì, senti proprio, senti un... Chi lo vuole fare? Sento... Avete fatto? Grazie. Ok, sento uno splash, mi giro per controllare se Olonest è sempre sul ponte. Non mi vedi il task. Non lo vedo? No, non lo vedi. Peccato, però ci provo a dire: oddio, spero che non sia caduto di nuovo in acqua e torno alle mie, insomma. Oh no, here we go again. Oh, no, scusate. Oh shit, here we go again. Ti immagini se non sa nuotare? Lasciamo stare questo dettaglio. Ma veramente non sa nuotare? È successa una cosa abbastanza particolare. Tornando a noi. Un cinghiale. No, non dico del cinghiale. Tocca all'esercito. Non è interviene Eucalipto e casta su Carelia caratteristica potenziata. Oh. Quindi hai un bonus. Hai un bonus sulle prove di no, loro sugli NPC intervengono ogni tanto, non gliel'ho fatto tirare effettivamente. Va bene così. Hai un bonus sulle prove di saggezza, eventualmente. Ok. Tocca ai cinghiali. L'armata dei cinghiali è pronta a muoversi. Parte il primo. Che punta Carelia. Tira il suo dado per colpire. Non passa. Non passa per niente. Beh. Il cinghiale numero 2. È ancora lì che sta bestemmiando fortissimo a causa delle fiammelle. Vediamo se riesce a togliersele. Ce la fa! Porca puttana! Ce la fa! E quelle cavolo di fiammelle riesce a spegnerle. Tocca al cinghiale numero 3 che si avvicina a Mayume. Prova a colpirla con la sua mazza. Quant'è la tua cassa armatura? Aspetta, fammi vedere. Sì, bravo, c'è. Va, 13. Quindi passa e ti fa la bellezza di
ti piglia dritto sulla testa, sulla fronte, pom, ti arriva una bastonata dritta in fronte. Questa te la ricordi? Mi parte, ma non è ovviamente, perché siamo in video che poi vabbè, una bestemmia. Silver, Silver ti sente e si lamenta un po'. Perché? Bestemmiato, che vuoi che bestemmi? Ah, no, sai che cosa ha detto? Eh? Ormai l'hai, vabbè. Dai. Porca Silver, oh. Ora Silver. Tocca all'altro, no. Si avvicina e signori, aspettate che li metto bene, gli sale in groppa al cinghiale. Wow, che bello. Ok, non riesco a farlo bene, però immaginatelo che è sopra il cinghiale, ok? Sì, sì. Cavalca! L'altro si gira e inizia a muoversi contro l'uomo svenuto. Oh no. E anche gli altri, hop. 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 Aspetta. Hop, shum! E questo qua non riesce a saltare bene e cade per terra. Aspetta, di muso o di schiena? È di schiena, quindi... Sei ribaltato per terra. Forza! E tocca a Lucky. Tocca Andrea L. Fermiamo sta musica intanto. 80 miliardi di anni dopo. Sembra che ogni due minuti inizia a fare Ave Maria. Andrew? No. Andrew, tocca a te. Andrew, non ti sentiamo. Okay. Eccomi. Tocca a te. Comunque, io faccio... non ho un'idea. Mi allontano, mi metto più vicino... Perfetto. Ha dichiarato, si allontana? Doppio attacco, doppio attacco per attacco preventivo, perché ti sei ingaggiato con due nemici. Quindi attacco del cinghiale, attacco del tizio. Perfetto. 8 per... il 1. E mister l'altro. Ti cerca di tenere una zannata, una mazzata, ma riesci a evitarli. Ok, ti muovi. Posso allontanarmi tipo qui. Ok, entri nelle frische frasche. E voglio usare un incantesimo illusione minore e creare un... cioè un asse di legno che collega il mio punto... al punto del cinghiale. Okay. Non ho capito. Ma tu intendi, aspetta, posso fare una domanda? Così? Ho capito due volte. Vabbè, è tipo fare un collegamento per... tipo una sorta di ponte, ecco. Esatto. E dopo... l'acqua? No, è un ponte tipo un asse di legno che collega i due lati. Ma come? Aspetta, spiegami un attimo, fammi quella linea. Fa tipo equilibrista su una tavola di legno. Ecco. Esatto. No. Non sto capendo. No. Fatemi spiegare. È mia la freccia, eh. Andrea, spiega come vuoi farlo. Fatemi parlare. Voglio fare del tipo... Caccio e righello! Non posso, un ponte da qui a qui. Ma se lo muovi da qui a qui continua a muovere la freccia, come cazzo capisco io? Quella è divag, non gli dovete dare retta. Quella è divag. Ok, allora, da qui... allora aspetta, da qui ovvero dove sei tu, è corretto? Sì, fino a tipo al cinghiale, così. Quale cinghiale? Ho capito, forse tipo così, vero? Esatto, un ponte di legno. Vabbè, lasciate sta che è storto, però. E dire tipo al cinghiale, aspetta, e dire al cinghiale che è mio amico di passare sul ponte. Non è più tuo amico, ti ricordo. Dai, vabbè, ho fatto... Sì, ormai è azione dichiarata, Andrea. Sì, sì, lo so. Vabbè. Quindi mi dispiace. Ho fatto l'illusione del ponte. No. Aspetta, volevo farlo bene. L'ho disegnato. Vabbè, c'è un ponte qua. Colorarlo, visto che dopo vuoi cancellare facilmente. No, non lo volevo fare io. Vabbè, se vuoi finire di farlo meglio, prego. Divertiti. Sì, magari con quello. Sì, vabbè, non c'è. Vabbè.
Caruso, vai. Okay, allora, senti, questa è una domanda, ma io tipo, se faccio un attacco da qui a qui arriva, oppure prende Mayumi? Se ce l'hai in mezzo, pigli lei. Se non ce l'hai nella linea di tiro, no. Ok, io per sicurezza, per non sapere la gene scrive, mi sposto di uno qua. E aspetta, vedo che attacco fare un attimo. Se vuoi mettere qualche musica. Ehi, marrone, un ponte! Mettete a usare colori strani. No, ok, faccio marrone. Faccio marrone. Porco due. Bello, avete rovinato la mappa. Ok. Sono i quadrati. Eh? Sono i quadrati. Lo so, purtroppo ormai adesso non rimangono i quadrati. Tanto sono le caselle, non cambia niente. Vedete, Andrea, vedete la griglia di gioco? Andrea, io non mi ricordo una cosa. Io mi ricordo che c'erano degli attacchi che potevo usare, però senza usare le magie. Cioè, trucchetti, i trucchetti. Aspetta, si chiamano proprio trucchetti? Mm-hmm. Trucchetti. Aspetta, non li trovo un attimo. Da che parte stanno? E 20 giocate! Che si fanno? La gente ancora non ha imparato. Le prime cose, trucchetti. Incantesimi. Trucchetto in grande. Ma io ho detto non voglio fare. Chi è che sta mangiando patatine? Io. Me ne presti un po' perché qua è un bello spettacolo. Allora, parte un altro momento delirio. Senti, non ci gioco da... Da anni, per caso? Ci hai giocato ieri? Ci hai giocato ieri? Ci ha giocato l'anno scorso, ovvero 3 settimane fa. Sì, però non mi ricordo dove stanno i cosi dell'Uteria. Perché vedo io qui, io qui sull'Uteria vedo spruzzi acidi e altre magie. Però non voglio usare, cioè ci sono altre robe che non usano le magie. Altri attacchi. Non ti ricordi? Altri fisici. Non li trovo però. Ma davvero sta facendo? Come il capo del barile che hai tirato ieri in faccia a Gumi. Sì, però non posso farlo qui. Non è. Scusate. Anzi, io vi informo, mi sto stendendo sul letto. Sì, infatti. Aiden, timer 30 secondi. Senti, come sempre, detto, non portano più niente. Si ha tempo prima che tocchi il proprio turno per aver già in mente l'azione. 30 sec. Non si può sempre aspettare all'ultimo e arriva il proprio turno e iniziare a pensare. 20. Vabbè, senti, dai, tanto. Allora, uso missile magico contro il cinghiale grosso. Aspetta, fammi riaprire la scheda che l'ho chiusa per sbaglio. Mm-hmm. Contro chi, scusa? Contro, aspetta, te lo segno. Contro il cinghiale grosso. Contro questo. E io ci sto lontano, quindi... Mm-hmm. Come dovrebbe... Ok, vedete. Punto. Caruso che... implica la magia e parte un missile arcano che piglia in pieno il cinghiale. Vedi il cinghiale che inizia a sanguinare copiosamente. Ok, a me? Sì. Mayu, allora, innanzitutto io faccio metamorfosi e torno in forma normale. Mm-hmm. Ok. Purtroppo il tuo disegno ancora non me l'hai passato, quindi non c'è un artwork. Scusa, lo so, sai, sono stata un po' archiviata. E il danno. 4. Immagino sul cinghiale... tecnica, è un incantesimo questo di trasformazione? Mm-hmm. Trucchetto. È un trucchetto. Ma castare in faccia al nemico non è attacco d'opportunità.
Bravo, vedi che Nico è sempre sul pezzo. Mentre muti, tu ti trasformi in volpe e intanto ti tiro un'altra saccagnata, tanto che stavolta, essendo che da dove era la testa, adesso ti si Aspetta, abbassa. aspetta. Calmati, perché potrebbe non trasformarsi da regolamento. Quanti danni ha preso? Uno. Allora, devi tirare un devi fare un tiro, devi lanciare un tiro puro e superare classi di difficoltà 11, altrimenti ti interrompe l'incantesimo. Che cosa devo lanciare quindi? Un tiro salvezza su intelligenza. Non era, era intelligenza o saggezza? Non mi ricordo. Comunque deve rimanere concentrato. Posso tirare tutti e due? Uno solo. Sceglilo tu, intelligenza o saggezza. L'ho constatato. Non lo supera. Non casca. È vero, non cade. Quindi, pum, cerchi di trasformarti e ti blocca l'azione. E ti fa male perché ti hai colpito esattamente in quel punto. Aveva bisogno, ma... Io vorrei una protesta. Quale protesta? Io mi sono letto 4 volte il regolamento di D&D. Quale protesta vuoi fare? Onesto, però non l'abbiamo mai fatto. No, adesso ti spiego io perché. Qua è un errore mio, perché avevo messo la metamorfosi come talento e non come incantesimo prima. Infatti avevo corretto sta cosa, però non l'ho mai spiegata effettivamente. Io per questo ho chiesto se è un incantesimo. Sì, infatti, non lo so. Che prima l'avevo messo come talento. Ora non posso fare più nulla. Eh sì, ti ha interrotto l'azione. Vabbè. Leroy. Tocca sottoscritto. Signori, si stanno accumulando i cinghiali e non avete ancora killato uno. No, più che altro è 2 ore che si è iniziato. E non si è fatto niente. È gente che ci mette un'ora per fare un turno. Vabbè, no. Io sono molto schietto e diretto. Alla Wakba! Alla. Vai. Comunque nel dubbio mi dissocio YouTube. Sì, perfetto! Boom, colpito. Tiro di per i danni. Sono 6 danni al cinghialotto. Gli fai un bellissimo taglio a livello del petto. Devo davvero fare. Ho finito. Chi ha detto il contrario? Oh no. Riattacco. Oh no. Aia. 20? Non è un 20 nat. Adesso hai capito quella di come usare quel talento, bastardo. Certo che l'ho capito come usarlo. Sono 20 totale. 20 danni totali contro il cinghialone. Punti al petto, immagino, no? Per le dimensioni. Sì. Io avrei puntato la testa, però. Falciata 1, falciata 2. Avete presente la X che c'ha Rufy di One Piece sul petto, no? Non ho mai visto One Piece. Faccio forbice X. Forbice c'ha una X di sangue e lancia un urlo agonizzante. No, non sei ancora morto, tranquillo Lucky. C'è ancora un po' di tempo. Questa X, questa vero? Sì. Una X così. Karelia, ti prego, facci sognare. Puoi fare, se prende l'attacco. Olonet, lascialo a me. Se si gira intorno al nemico, prende l'attacco. Sì, l'importante è sempre che fiancheggi. Se cerchi di fiancheggiare, è comunque un attacco di prevenzione. Quindi ti prendi l'attacco se fai in quel modo. Quindi come fa il doppio attacco? Io ho paura di una cosa, però a parte quello. Sta a me dunque? Sì. Ok. Io faccio le doppie lame. Doppia pugnalata? Sì, verso ovviamente l'uomo cinghiale che ho davanti a me. Beh, forza, un po' di bracciole. Abbiamo bisogno di bracciole. Ok? Entrano entrambi. Vai. Ok, clicca su support. Entrambi? Sì, uno e quello sotto. Ok. Zac, zac. Una bella sforbiciata X, non bella quanto quella di Leroy, però
lo vedi sanguinare copiosamente. All onest. Vado. Allora, io vedo che quello si avvicina, quindi vado a intercettarlo. Ma avvicino e gli tiro una bella asciata, o almeno ci provo. 13. Mm-hmm. Vado per i danni. 2 più 7 più 2. Cosa vedo? Tiri l'asciata, gli si inconficca a livello della spalla. E vedete, cioè vedi pian pianino che gli sta prendendo anche fuoco parte della carne, inizia a carbonizzarsi. E anche in questo caso lancia un bel grugnito di dolore. E a sto punto faccio... Era attacco impetuoso? Mm-hmm. Mi pare. Sono impetuosa. Faccio un secondo attacco. Oh no. A sto punto dal colpo finale. 16. Mm-hmm. Altri 14 danni. La narri tu la sua morte? No, no, vai, faccio fare a te. Diverti. Tiri sull'ascia, quello ti grugnisce. Gli hai aperto la testa in due. Bello. E senti, cioè, adesso che ci pensi, annusi, ma ti sta venendo fame di maiale. C'è una certa famiglia. E dopo ti mangia un po' la cosa. Tocca ai nostri amici. Il cinghiale grosso ti fa tipo Reinhardt che ti va per caricare. Tu ti sposti. Posso provare a schivare oppure... E Andre? Ah no, pensavo... Ok, ecco. Niente. No, ho capito. Si schianta contro il parapetto del ponte. Bello. Tipo, boom, aia. Bene, signori, indovina chi tocca? All'esercito! Ah, l'esercito. Ed ecco il nostro esercito! Ed è lui, la squadra dei campioni! Parte il primo! Parte il primo, cerca di colpire Karelia. Eccola. È passa, la piglia. E gli fa 5 danni, una bella mazzata nel ventre. Pum! No, tolgo io. Ok, bravo. Parte, tocca il secondo. Altra mazzata su Mayume. Non passa, lo so già. Cinghiale a cavallo, scende dal cinghiale. Va addosso a Lucky. Mazzata. Critico, signori. Ci abbiamo la cena. Ma scusate, i mostri. Mazzata sul viso. Pom. Stavolta non ti partono. Stavolta non ti partono denti. Almeno. No, scusami, non dovrebbe fare 2d6 perché ero lato 1d12. Che sono stupido. Allora rifallo. Va bene. È peggiorata la situazione. Vabbè, tieni conto che un d12 può fare 1. 2d6 fanno minimo 2. Sì. Buono. L'accetto. Questo fa male. Questo l'hai sentita tutta. Tanto. Cinghiale numero 3. Quattro, scusate. Caruso. Posso schivare? Riesco a schivare? Colpisce per terra. Perfetto. Uga buga. Cinghiale numero 5? Sì. Tira sul cinghiale numero 6. Si rimettono a posto. Cinghiale numero 6. Il numero 6. Porca, non riesco a girarlo. Ok. 1 e 2. In realtà era quello che è alzato. Perché però vabbè. No, quello alzato è questo qua. Non era il cinghiale 5 tira su il 6. Il 7 sistema. Tocca a Lucky.
Ma scusa, è stato tirato su, quindi può fare un'azione. Esatto. Si tocca il culo perché gli fa malissimo. Ok. Ok, per l'azione. Dai, raga, sono cinghiale. Che cazzo volete farcelo? Dai. Dai, Lucky. Sono mob a livello 1. Quindi allontanare. Lucky, non metterci un'ora. Hai avuto un intero turno. Non dire che non sai cosa fare. Non so cosa fare. Cosa fare. Io so cosa fare. Quindi. Ok, io voglio usare il pugnale che ho. Attacco con un pugnale. Ma al posto di attaccare direttamente il corpo, attacco le gambe. Ok. Attacco mirato, tiri con svantaggio. Va bene. Apriti, dannata pagina. Ho posseduto il telefono, l'odio. Ah, giusto, è vero, tocca a Lucky. Giusto, avete ragione. Avete ragione. Timer. Okay. Pugnalata. La musichetta d'accompagnamento. Ma ce la facciamo in giornata? Tra mezz'ora ce ne tocca a noi. Lo so, che devo fare? No, non sto a dire a te, sto a dire a Andrew. Questo. Oh, ce l'hai fatta. Finalmente. Entra. Dov'è che miri precisamente? Alle gambe. Ok, quindi vabbè. Poi tiri fuori il pugnale, zac, taglio netto sulla coscia. Oddio, taglio netto, è perforante. Appunto. È un buco. Sì, in quel senso intendevo, glielo conficca, quindi colpo netto, dai, è d'orco disco. Dai. Mi sa che... Si sta anche iniziando a sclerare male. Come quella musichetta. Caruso, ti prego. Allora, io avevo un'azione, ho un'azione in mente, quindi aspetta, fammi andare a rileggere che non me la ricordo. Chiama. Aspetta. C'è un motivo perché non ho... Dichiara no, ce l'ho, solo che devo solo leggerla. Ok. Voglio usare contro il cinghiale di fianco a me, il bastone ferrato a due mani. Ok. E glielo voglio conficcare nel cuore. Certo, una cosa contundente che taglia. Ok, vabbè, entra, fai per i danni. Bastone ferrato, quindi. Bastone ferrato vuol dire che è un bastone fatto di ferro. Non vuol dire che ha le, spine di ferro. Questo, vabbè, comunque. Rinforzato. Mi fai questi danni, per favore. Aspetta, che devo fare? Cliccarci, ho capito. Non puoi farlo tu, devi farlo lui. Devi schiacciare sul bastone ferrato. Allora, sulla chat. Schiaccia! Io. Che devo schiacciare sulla chat? Bastone ferrato, è tre volte te lo stiamo dicendo. Ah, ok. Allora. Oh. Ok, ho capito. Oh, senti. Gli tira una mazzata a livello di cuore e gli colpisci le costole e senti un piccolo croc. Ok. Quello davanti a me, gli tiro un ce n'hai due. Con la lancia. Vai. Non entra. Okay, si sposta, ti fa... La cinghiale scende in un attimo. È un mutaforma magari, che ne sai? In realtà era un goblin scimmia. Andando a vedere che farà. Leroy Jenkins. Attacco! Questo eroe si sta tangando. Ah, giusto! Io odio sta merda di abilità che gli ho dato. Colpisco! No, sì. Più il D6. Infierisci sempre lì? Continua a disegnare. Altra lamata lì, stavolta però... Orizzontale. Ah, ok, orizzontale. Divento un asterisco. Sto per formare un asterisco, aspetta. No, praticamente gioca a filetto da solo su...
stomaco del cinghiale. No, sta giocando a filetto e sta facendo un filetto. Filetto di cinghiale. Secondo me sta tipo giocando a Tris da solo, stile il solitario. Senti il cinghiale che inizia a raspare e comincia a faticare a respirare. Oh, così almeno gli entra il sangue nei polmoni e muore. Sì, scusate. E io niente, continuo a pugnalare la bestia che c'ho di davanti. Tac. Vai, porco 2. 4 danni. Aspetta. Non sono due pugnali? Ah, ok. Aspetta. Aia! Aia! Vabbè, niente. È morto con 4 danni? No. No. Allora, il primo colpo entra, però col secondo ti dà una mazzata di risposta e perdi un attimo la presa dell'altro pugnale. Quindi perde il pugnale? Sì, ti cade per terra. E c'è di salvarti. Da una mano. Sì. E la... A me. La destra. Ok, nella destra te che c'avevi? La spada o il pugnale? La spada, diciamo. Quindi c'hai solo il pugnale a destra. È proprio perché Alberotti ha cliccato due volte su spada per colpire. Sì, effettivamente sì. Ah no, a parte le attaccavo due volte di spada. Dovrebbe fare una volta la short sword e una volta il dagger. Allora ha sbagliato. Vabbè, sì. Vabbè, dai, tanto perde entrato. Il dagger. Dai, vai, signor drago. Vado qui. Drago originale, non tarocco. Tiro una mazzata a due mani. Attenzione, vuol dire che non ha lo scudo. Non ho lo scudo in questo momento. L'ho lasciato cadere. A che livello fai questo? Com'è questo attacco? Spiegamelo. Orizzontale o verticale, intanto? Proprio da spalla a fianco. Proprio in diagonale, come i gladiatori. Sì. Lui, mentre punta il tipo svenuto, vedete che si avvicina e fa... E vieni, lo tagli da parte a parte. Poi... Oh, sto contento col tipo. E non esce neanche sangue perché talmente essendo andato a sciarrovente l'hai pure cauterizzato nel taglio. Quindi si è proprio tagliato a metà, cauterizzato senza che esca sangue. Buono, buono. Ci piace così a noi. E finisco così. Non penso di poter fare altro. Comunque questo cinghiale, se vi ricordate, non si è mosso. Sto turno. Sì. Questo cinghiale... Si gratta il culo. Guarda la scena... E inizia a scappare via preoccupato. Cioè è stato brutalmente abusato. Non lo so, fate un po' voi. Mettete nei suoi panni. Tocca. È stato lanciato. Cavalcato. Tocca al. Tipo una fitta tutta aperta sullo stomaco. Tocca al cinghiale grande. Faccio un tiro per una cosa. E poi ti rimane un attimo. Di 8? No, voleva mettersi a piangere, però dice no, col cazzo, sono un animale, io non mi arrendo, ti carica un'altra volta. Per buttarti in mare. Sveglia, è come se sveglia. Ti carica, sbattendo prima lo zecchero per terra, ti crede di colpo un toro, ti schianta brutalmente contro il parapetto del ponte. Facendoti un bel 12 danni. Minchia! E spostandoti ovviamente un pochino all'indietro. Minchia quanti danni! Però è un critico, gli è andato anche bene. Insomma. Gli potevano capitare con 2 di 8. 16. 8. Quindi... 16. Sì, infatti 16. Scusami Caruso, quanta vita hai, per curiosità? Non te lo posso dire. Sì, vabbè, me lo stai dicendo fuori gioco. Vabbè, 29. Io ne ho 46. Sì, no, ok, però io sono sempre fuori. Io, se ti ricordo, sono un mago, quindi... I maghi hanno proprio poca vita. Per un mago avere tutti quegli HP è tanto, allora. Vabbè, ma sto di livello alto, quindi...
Boh, tocca... Signori, sapete cosa sta per partire, vero? Lombardo, l'armata dei cinghialini. Ed è loro l'armata del cinghiale, ripartita. Ma non era delle scimmie, scusa. Goblin scimmia volessi. No, no, era una battuta quando ho fatto il verso della scimmia. Oh, Carelia. Oddio. Carelia cara. Questo, io chiamo il cheating. Quando ti tira una mazzata, prima a livello dello stomaco, quando abbassi la testa per tenerti lo stomaco, va in salita e ti piglia sotto il mento. E nella mossa sputi sangue in alto. Goblin, sì, Goblin Shima, adesso mi fai vedere Goblin Shima. Numero 2, quello contro Lucky. Ok. Vabbè. Però io gli ho fatto male alle gambe. Ti prova a colpire, ma gli fa troppo male la gamba e non riesce a prenderti. Lucky. Sappi numero 3. Comunque, tu puoi anche, tra virgolette, pugnalargli il legamento. Ma lui io non avrà inibizioni. Lui non ha... Non avrai intralci. Entra. Qua. Passa, sì. Entra, ok, perfetto. Mi ha fatto male alle gambe. Ti colpisce tipo a livello del ginocchio. Ok. No, tranquillo, l'avevo già fatto io. Signor Caruso. Ma non me lo fa più modifica, scusa. A me? No. Andre, stai seguendo? Cosa sta succedendo? No, sì, sto seguendo, è solo che mi hanno un attimo parlato fuori, scusa. Questo cinghiale cerca di colpirti, fa... E nel fare questa roba qua, girando tipo il bastone in alto, gli scivola via e gli parte via. Ed è disastro. In che direzione? Nord, sud, est, ovest. Verso nord, verso Mayume. Mayume, ti senti colpire la schiena da qualcosa. Fa danno questa cosa. Sì. Fa danno? Ti arriva una bastonata sul collo. Il critico non doveva penalizzare te o i tuoi alleati, non i nemici, però, scusa. Allora, gli è scivolata l'arma di mano. Ora è andata verso Mayume, è un caso. È caso, tirata a caso. Vabbè. Ha detto nord, sud, est, ovest, è andato a nord. Raga, scusate un attimo. Io torno subito e cambio un attimo computer. Ok. Ok, sta musica però ha rotto il cazzo. Tocca all'armata dei cinghiali. Questo cinghiale cambia idea. Perché vede i suoi compagni morire. È il momento di attaccare, fa tipo... E tutti si girano. E iniziano ad andare verso... Hollow Nest. Ah, io ho -2 alla classe armatura, vero? Senza scudo. Sì. Ok. Ok, tocca... Lucky. Io voglio sapere, il cinghiale davanti a me è tipo in ginocchio, stile... No, si sta tenendo però con una mano la ferita che hai fatto. Mentre il pugnale ce l'ho nella mano, giusto? Sì. Allora prendo di nuovo il pugnale e attacco il braccio dove si trova l'arma. Ok, vai. Non lo disarmi se lo vuoi sapere, eh? A meno che non critti. Può esserci anche quella possibilità. Non so perché... Iniziativa! Perché, sì. perché iniziativa? Boh, entra, ok. Devo tirare un D20 per sapere il danno? No, premi su Dagger. Aspetta, su dove? Dagger. Perfetto. Gli conficchi appunto... Stanno facendo sempre uno con i danni. Gli conficchi appunto nel gomito il pugnale. E inizia a sgorgare sangue. Ui. Io mi sto per caso sporcando di sangue. Fai un po' te. Vediamo un percentuale. Sopra sotto. Caruso? Aspetta che sto prendendo un attimo Roll 20. Che devo vabbè, dai. No, sì, tranquillo, andiamo avanti, Mayu. Quindi allora, un siccome io sto quasi per morire, che tutte le disavventure a me, cura ferita come sesso.
Attacco di opportunità. Prima però da chiappare un attacco di opportunità. Non entra. Che non entra però. Ok, ci sto se vuoi. Vabbè, per un attimo... ti curi di 11 punti. Ti curi di 11 punti vita. Metto io? Sì, sì, fai. Fai. Penso che sia la prima volta che qualcuno usa un incantesimo di cura in questa campagna. Non è vero. Non è vero, ci sono io che l'ho fatto una volta. Ah no, non ne, non ne ho avuto bisogno. Ma in questa campagna? Sì. Allora non l'ha fatto niente. Boh, Leroy, tanto che aspettiamo che Caruso torni. Oh okay. No, Leroy, oh no, Leroy, oh no. Ok, puoi recuperare vita? Recupero 14 punti ferita. Allontanate. No, refullato? Scusami, 13 punti ferita. Oh, ti sei praticamente refullato. No, ti sei refullato. Mi sono rifullato. Poi funziona. Se con azione scappa, con fare recupero e poi fare due. Ok. Oppure recupero. Ne fai una. Un'azione scarta. Finisco l'opera d'arte. Ora il taglio è verticale. Prego, descrivi la morte. Prendere l'arco. A te la scelta. Quindi dopo che io ho finito il mio logo sul suo petto, lui vedi che si china e a quel punto la testa salta. È sopra o sotto? In che senso? Sopra o sotto? Sopra. La testa vola in alto e finisce nel fiume della parte nord. Ah, credevo sopra Mayumi che doveva tirare un danno perché le ha preso in testa. Sì, mi rifullo io. No, aspetta, chetto. Tac. I cinghiali, che però stanno puntando Hollow Nest, vedono la scena. E diciamo che sono un po' cagati addosso. Andrea, a chi tocca? A te. Ok. Allora, io uso contro quello che mi sta guardando e mi sta attaccando. Aspetta, non mi ricordo come si chiama, però so quale fare. Spruzzo di veleno contro lui, sulla ferita proprio. Glielo lancio. Splash! Ma non dici? No, mi viene il dubbio. Non rischia di beccare Mayumi che è vicino? No, no, è dritto per dritto la cosa. No, è dritto. Dritto per dritto, no. Lo senti iniziare a lanciare un urlo di dolore allucinante. Ah, ti spoiler la cosa, lo vedi più in là che in qua ormai. Io rido, io gli rido in faccia. Ricordiamoci che è pure disarmato. Scusami. Era una risata. Tocca la Pam. Yeah. Ma ascolta una cosa, lei chiedeva, vuole recuperare, se recupera il pugnale, si prende l'attacco d'opportunità? Prego Nico, rispondigli tu. Tecnicamente no. Sì, perché perché è impegnata Si disingaggia. Se usa fast end o azione scaltra per recuperarlo, lo può fare? Senza prendersi l'attacco? Chiedo. Rapidità di mano. Rapidità. Si tira sulla rapidità di mano, può prendere il pugnale e dopo può comunque fare due attacchi, giusto? Sì. Allora, clicca sulla nuvoletta qui. E ora fai spada e dagger. Niente, no. Clicca lì su short sword e dagger. Sopra. Quello è l'arco. Ah, ho sbagliato. Aspetta. Che qui c'ho. È che è comparso. Che ne so, Matteo. No, comunque. Aspetta, ho sbagliato a cliccare il coso. Cioè, doveva cliccare questo, L'abilità di mano prima. Questo deve tirare. Ma è l'abilità specifica. No, fast end è un'altra cosa. Ah, ok. Allora, scusate. Vabbè, l'abilità di mano. È una caratteristica. Ok. È percezione. Con un pugnale 13 bardo recupera
Ok, però boh, comunque Cinghiale ti vede che l'hai recuperato. Non ha avuto il tempo di intervenire, ma ti fa... Ok, e poi voleva attaccare. Vai. Quindi questo qui e poi dagger, giusto? Sì, giusto. Senti, prova. Vai. Ok, entra. Sì. E poi se ha la possibilità anche il dagger, può farlo? Vai, vai. Danno. L'ha preso? No, non l'ha preso. Sì, sì, l'hai preso. Manca sì, l'ultimo. No, non mi fa vedere i danni. Ah, ok, è 4. Vale il 4. Si era buggato qualcosa. Perla, prego, a te o a me? La descrizione. Che c'ho la... No, è morto. È morto. Descrivi come muore. Se lo vuoi fare. Gli faccio saltare la testa, cioè gliela stacco di netto. A vedere se la intende. La deve smettere. Ok, prima spadata, la testa si inizia a piegare, vedi che tipo muove le braccine, tipo che cazzo sta succedendo? Colpo preciso col pugnale di lama, riesce a tagliargli la parte tra le vertebre e la carne. La vedi che inizia la testa a penzolare, lui continua a muoversi per effetto automatico e poi di colpo vedi che scroc si stacca di netto, il corpo continua a muoversi per un po' finché non cade e smette di muoversi. Una bella lucertola. Allora, adesso dovrebbe stare a me, giusto? Sì. Io voglio fare due azioni. Una, recuperare lo scudo da terra per impugnare spada e scudo. E poi voglio fare il mio soffio in questa direzione. Proprio per colpire questi due. Vai. Se riesco a colpire tutti e tre bene, se no... Vai, vai. Birth weapon. Questo. Vediamo. Tutti e tre colpisce maiule. Ho paura. Per tirare danni come funziona? E quindi vuol dire che c'è un po' di... Diventi, mi sa. I'm fine, my laser. Per i danni mi sa diventi, giusto? No, di sé. Devono fare una prova salvezza su costituzione tutti e tre. E devono superare il... Uno l'ha superato. Ma scusa, quanto devono fare per superare... Hanno fatto 26. 8 più il modificatore costituzione più quindi è 2 più... Più 8, 10, più 5, 15. Nessuno l'ha superato. E per i danni quanti sono? 2 di 6? 3 di 6. 3 di 6. No, scusami, 2 di 6, 2 di 6, scusami. 3 di 6 a livello 6. Vedete letteralmente un I'm a fine Malaysia. Parte sto conda di tuono che se prima si erano cagate adesso sono ancora peggio. Doppio logo spaventato. Oltre a spaventato sono pure martoriati un pochino. Quindi questi tre, ho colpito tutti e tre, avrei colpito. Sì, tutti e tre. Vai. Tocca il cing... Ah no. No, Signori. Mezz'ora. Lo sapete? Ah no, tocca a loro. Non mi interessa, il mio è ferito alla gamba e al braccio. Manca l'altra gamba e l'altro braccio. Io lo faccio male ovunque. Cinghiale numero uno. Attacca Mayumi. E le palle. Colpito. Ti mira le palle. Vabbè. Ti prende la luce del piede. Vedi Bug, vedi Mayumi fare saltare sul posto. Cinghiale numero 2. Si mette in posizione di preghiera, ti chiede per favore di non ucciderla. Tipo... E mentre tu ridi in questa maniera, ti tira un pugno sul grugno. Anche tu ridi e tiri un pugno dritto per il naso. Su, pum!
Cifreda, questo chi l'ha fatto? Aspetta, chi è? L'ho tirato io il pugno o no? No, no, lui ti ha tirato un pugno sul grugno. Ah, ok, è un suo pezzo di merda. Avete capito la battuta? Il pugno sul grugno, sì, sono dei cinghiali. Poi... cinghiale numero 3. Lucky! Critico! Io ti sto odiando in questo momento, eh. Boia, boia. 8 danni. Dio. Sono a 2 di vita praticamente. Buona sapesse. Ti colpisce il ginocchio e ti tipo un attimo ti stai quasi per piegare per terra dal dolore. Oh, così almeno lo potremmo cucinare dopo se c'ha 2 di vita. Oh. Zitto, adesso tutti questi si cosa girano fa? E cercano di risalire sulla collina. Cercano. Oh, ma neanche per il cazzo. Io urlo: venite qui! Questa è la mia scena! Devono okay. fare un tiro per acrobazia. Sì. No, ma a parte, scusa, ce la fanno a fare anche la scalata? La fanno tutti, credo. Hop. Hop. Codardi, fifoni. Hop. Codardi. Però uno no, è 14, quindi non ce la dovrebbe fare. No, no, ne ho approfittato perché quello 14 è quello che è rimasto. Scusa, infatti l'ho mosso bene, è incastrato di tre nobili. Ok, ok. No, ma chi ha definito che la classe di difficoltà è 15? L'ho fatto prima, la provo quando. Comunque la era di solito faccio sempre come 15 come livello di prova. Queste cose stupide. Facciamo quella. Le cose stupide la difficoltà è 10. Normalmente. Ma andiamo avanti. Vai, Lucky. No, no, è comunque 15 perché sono spaventati, quindi non è che stanno concentrandosi allora in quello che fanno. Vantaggio, sì, però vabbè. Dai, insomma, vuoi uccidere pure loro? Vai, 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 vai. Vuoi uccidere pure loro? No, ma gli metto, scusi, metamorfosi. No, in verità tocca a me. Sì, appunto. Infatti, Lucky. Ah, non l'ho sentito prima, yeah. Perché la malevento stai cercando di coparti un porco? Ho appena detto, no, ammaliamento, sbagliato. Lucky, vai. Ok, io prendo il pugnale e cerco di accecarlo. Tipo, li gli occhi col pugnale, stile per accecarlo. Qualcosa devo fare. Questo mi per farlo. È un attacco mirato, fra. Ok. Ma per poi i danni? Dire... Quasi, c'era quasi il 20. No, non naturale, però. No, no, lo so, ho messo dopo il mouse sopra. E... Descrivo io, descrivi tu. Fallo tu. Lucky è spaventato dal dolore. Dai, fatteli via! Punta gli occhi. Chiude gli occhi mentre lo pugnala. Non sente più niente. Riapre gli occhi. Vedi che la pugnalata gli è andata dentro il bulbo oculare, gli è arrivato al cervello. Tiri via, stacchi un pezzo di occhio e un pezzo di... è una cosa rosa. È gelatinosa. Ti rigiri e le cose per terra. Hai ottenuto un cervello di porco. Che schifo. Ma anche l'occhio per caso. Prego. Caruso. Allora aspetta, ti stai iniziando pian pianino a sanguinare un po' il naso per il pugno che ti è appena arrivato. Infatti vedo. Vabbè. Comunque aspetta, una domanda. Il missile magico ha danno ad area, giusto? No, è un missile magico proprio. Immagino no, tipo sì, una io freccia di io lo lancio, ad esempio, a quello cinghiale. Va pure un po' Mayume, semmai, oppure... No, no, no. Ok. Fai? Allora, quasi quasi lancio il missile magico. Vai! Attacco di opportunità! Che opportunità! Entra? Non lo so. Forse? Aspetta, dovrei premere su un missile magico. No. No, no, devi vedere sulla tua classe armatura. Ah, aspetta, è vero. Fammi riaprire la cosa. 10. Colpito! Entra, quindi il incantesimo viene pure annullato. No, non è detto. Forse. Allora, cosa avevamo detto? Intelligenza o saggezza? Intelligenza. Tira su intelligenza. Tiro salvezza su intelligenza. Fidati, non ce la farà. L'ho già preso per lo presupposto, ma i dadi li controllo io. Ah, capito.
Tra poco sentiremo Aiden dire cosa non ho capito. Io tiro per ammazzare Aiden a sto punto. Ah, ok. Aiden. Aiden! Che è? Ci arrivo. Ah, ok, lo ammazzerei anch'io. No, che è? Tiro salvezza su intelligenza. Ah, ok. Io pensavo che la faceva tu. Vabbè. No, devi farlo tu. Ok. No, io pensavo che erano per quelli... Non lo supera. Non lanci incantesimo. Beh, in realtà 16 perché c'ho il vantaggio, quindi... Perché c'ho il vantaggio? No, perché vantaggio? Io c'ho più 5 su intelligenza, quindi... hai fatto 5 più 5, 10. E perché c'è il 16, scusate? Perché è il secondo tiro nel caso avessi tirato con vantaggio. Ma da quando tocca a lui? No, deve superare mentre cerchi di farlo, metti il bastone, il porco ti spinge il bastone e ti si sbatte contro il muso. Per risponderti a te, loro due giocano da quando gioco io. Esatto. Ovvero? Troppo. Da un anno. Un annetto. Beh, no, non hanno preciso. Non sanno nemmeno tirare i trucchetti. Io sto appena mastrando una campagna. Maio, ti prego. Va bene, quello davanti a me. No, no, è illeso, non è ancora toccato, è illeso, è proprio fresco come una... è fresco. No, una cazzo lanciata, oh, disgraziato. Guarda, mi miro la spalla sinistra. Dovevo sventrare questo. Sì, boh, io ho infilzato con la lancia alla spalla. E senti una voce ti fa: La caccia. Le palle. L'eroe. Aspetta, ma Yume lo dice veramente? Sì, lo dico. Vi prego, finiamo questa partita. Vi prego, l'eroe. Vi prego. Sì, non ti preoccupare. Non può. Tendo da piangere. Allora, 150. Sì, entra, tranquillo. Sì, ad entrare lo so che entra. Ma perché quelli in fuga? Nessuno non lo capirà. Ho ucciso il mio, con tanta fatica ce l'ho fatta. Io ho ucciso quello grosso. Che vuol dire? Ok, faccio un tiro salvezza per lui. L'hai fatto pure cadere dall'arrampicata. Carelia. Sì. Vai. Allora, io mi gratto il sedere. Io mi sposto a questo punto. Sì. Ma maremma ibrida. Cosa? Mi piace. Ho spostato le 4 caselle. Ok. 2. 1. 2. 3. E 4. Mi metto qui. Mm-hmm. E con l'arco cerco di prendere il cinghiale che è davanti a Mayumi. Vai. Per aiutarlo. Shortbow. Guarda, io non so se a me mi prendi. Però se mi prendi... No, entra. 3. Mi arriva una freccia sull'altra spalla. Che fatto? Non c'avevo mai Mayumi. Ma non l'ho presa Mayumi. Allora, una domanda. Con la balestra leggera, io posso sparare un dardo per turno, giusto? Mi sembra di sì. No. Allora, adesso ti spiego come funziona la balestra. La balestra ha una funzione di ricarica. Sì, nel senso devo consumare una ricarica e uno sparo. Allora, no, perché è presente gli attacchi di opportunità che tanto si dicono? Con la balestra tu non puoi fare un attacco di opportunità, perché tu dovresti, nel turno in cui tu, cioè nell'azione in cui tu dovresti fare la reazione, tu devi ricaricare la balestra. A differenza di un arco che tu prendi e scocchi, e come reazione ne puoi fare una seconda, per attacco di opportunità, con la balestra non lo puoi fare. Ok. Quindi io in un turno, se io dicessi prendo la balestra e sparo,
Il prossimo turno puoi di nuovo sparare con la balestra. Ok, sì. Comunque nel dubbio io spari e ricarico e faccio una shatana mano. Entra. 12 danni, 12, 13, 14. Proprio in cranio preciso, gli spacco la testa. E basta. Ottimo lavoro, Olonet! Grazie! Tutti morti. Lo sapete, vero? Tocca al cinghiale grosso! Quale cinghiale? Il cinghiale piccolo scappa e riesce a fuggire dalla mappa. Vabbè, nessuno l'ha mai considerato quel poverino. Cinghiale numero uno! Cinghiale numero 1, cinghiale numero 2, genitore 1, genitore. Ok, Mayumi lo eviti con una tranquillità allucinante. Questo però invece mi sembra che entri. Falcon Punch! No, no, no. No, aspetta, fermo. Non a te, a Caruso. Falcon Punch! E ti tira una sberla sulla guancia. Io mentre ho finito il PowerPoint e l'ho pure rubato su una copia scritta. No. Per uno. Il mio è morto, quindi... Ah, che bello. Tocca Lucky. Vuoi fare qualcosa o lasci il turno ai combattenti? Voglio fare qualcosa. Voglio... Io posso andare avanti di tre pezzi, tre caselle, giusto? Vai, sì. Mi avvicino di soppiatto, se mi è permesso. Tiro su furtività. Tirando che due punti ferita. Ti prego. Adesso parlo da master, del giocatore. Nico, ti prego. Già ci metto la vita, tirai un dado. Mi fai più ritirare altri dadi. Eh? Non ho capito. Non si è capito bene quel che hai detto. Puoi ripetere? Già ci metto una vita a tirare un dado. Ah. Ah. Mm. È destrezza, giusto? Lanciate, allora sì, mi puoi lanciare un destrezza. Questo. Ma il master chi è diventato? Nick? Scusa. Cioè, non ho capito. Ma visto, sa che... quindi va bene, okay. Io sono il correttore. Non so se mi hai permesso prendere il pugnale e attaccarlo in testa. Va bene, vai. Come compri la vita? E la critico. Critico. Clicca due volte su Doug. Uno e due. È inutile che te lo dico. Morto. Morto. Okay. Io ho 9 di vita e faccio così tanto danno. Sai questa storia? Non erano 2. No, dove di ho finito il PowerPoint. Caruso? Allora, e io ti ho finito il cinghiale, Mayumi. Sì, mi... Comunque, sì, grazie. E voglio lanciare questo davanti a me sempre. Sfera fiammeggiante. Mi dice una cosa dei livelli. Confermo. Confermo con il livello 2? Il livello più basso. Sì, il livello 2. Anche se quello che è. Ok. Anche a me prima lo faceva, ecco perché lo dicevo. E attacco niente. Tranquillo, so io fare. Ok. Lo bruci. Oh. Scusami, però volevo fare una scena che proprio gli entrava Nico, la sfera dentro la ferita e gli bruciava dall'interno. Era più figo. Come fa una sfera fiammeggiante che è una sfera... la sfera fiammeggiante, io facevo entrare dentro la ferita e poi bruciare dall'interno. Posso vedere la descrizione di sfera fiammeggiante? Vai. No, devi aprirmela tu. Vai. Vabbè, comunque ho ucciso due cinghiali, sì! Signori. Colpisce Mayumi. Nostri... No. Non c'ha danno d'aria, no. Sì. Ah, crei una cazzo di sfera da 5 piedi. La madonna. Quindi colpisci anche te stesso.
Beh, se la lancio, no, perché la lancio davanti a me? Appunto. Ma 5 piedi intorno a sé. No, io non sono 5 piedi, volete dire? No, di diametro, non di raggio. Io non mi voglio prendere i danni. Possiamo punirla? Vai, vai, vai. A sto giro lo salviamo. Salviamo a sto giro. Salviamo. Signori, 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 tutti i cinghiali sono morti. Visto che sono le 11 e molte persone domani devono andare a lavorare, ci fermiamo qui per stasera. Direi che è il caso. Quindi, aspetta. Siamo su YouTube. Siamo su YouTube. Vabbè, non fa niente. Lo dicono lo stesso, vai. Lo fai su YouTube. Anche se non si può. No, farla a me stavolta, visto che siamo su YouTube. Vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, lasciare un commentino sotto questo video. Se il video vi è piaciuto o meno. Iscrivetevi, quando ricondividete il video per farlo vedere a amici, cugini, parenti. No, non sono Maurizio Merluzzo. E vi ricordo di seguire Mr.Galaco su Twitch per vedere i prossimi episodi in live. Aggiungete un commento se volete che il regolamento sia seguito alla lettera. Buona serata. Ciao.